Sono qui. Ok. Sì. Siamo. Come esci? Con Alt F4 o Escher Enter Alt? Ok. No, vuol dire che ci rigiocherai. Era per quello che ti chiedevo. Grazie nel frattempo a Marti per i 24 mesi, a Baina per il raid, a DPTS per i 47, a Joan per i 44, a Simone per i 39, a Guglielmo per il tier 2 da 30 mesi. Ammazza, grazie mille. 36 come i cavoli miei. Bello, però mi è piaciuto. Grazie Spering per i 75. Non dire Kelvin se non lo hai nel sacco. Esattamente. Che tra l'altro adesso funziona per davvero, quindi sono un po' preoccupato. No, non è quello che mi turba, è che ci consuma le case, come si chiamano? Le tende, sì. Grazie Nerdy Lady. Nerd Lady? Nerdy, ne, ne, de, grazie. Chissà quanti pipistrelli ci uccideranno infarti, vaffanculo. Ma a caso proprio, eh? Ma per me è fatto apposta, sì, è fatto appostissima. Tra l'altro, la musica iniziale è un po' Power Trouble. Se posso dire. Pop, 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 pop. Ospita. Continua. Eccoci qua. Avvia. Ti puoi infilare. Ecco qua, ti ho invitato. Ogni lunedì e ogni venerdì in live con Yotobi. Non so se è venuto male, però vabbè, dai. Bella Yoto! Ho fatto avvio io, già da un po' sto bevendo. Ecco qua, adesso è partito il mio caricamento. Grazie, Joe! Devo alzarti. Effettivamente ti ho un po' più basso, però... Cioè... Ma scusa, hai giocato da casa anche l'altra volta? Alza un pelo il tuo, va, che io ti ho già 200 su... Io direi di sì, eh. Quindi meglio. Meglio, meglio. Strano però che sia più basso rispetto... A meno che non mi abbia fottuto il gain. Ah, ecco. Ah, il filtro passaalto. No, vabbè. Non riesco a dire a Kelvin di recuperare lo scatolo qua. Lo devi dire tu perché era tuo questo? Boh, c'era recupera, credo. Grazie Sara Cinesche per i 34 mesi e Psychowave per i 28. Eh no, neanche a te allora. Bastare. Perché siamo usciti. Vabbè. Allora. Ah, giusto, è vero che eravamo. Proviamo a dormire. Con la Z di Zorro. Eh sì. Ok, ha recuperato un po'. Dormiamo ancora. Perché io non sono ancora. Non bere quella. Ma la possiamo bollire in un qualche modo l'acqua? Serve, Ma te credo. sei un Come si apre? Che deficiente! c'è? Sto Ma stai parlando in game? Ma sei uscendo suonato? la radio, ma io. Ma che cazzo? No, adesso no, porca vacca! Hai fatto così, cretino! Appunto! Non si riesce, come si toglie? Ecco qua. No, tu sei, cioè, sei partito prima tu, eh? Chi è che urla? C'è uno matto! Non ce l'ho.
Magna, dov'è Kelvin? Ma non hai altro da mangiare, scusa? Va, carne umana. Madonna, mi ha fatto il Perry! Ma è fortissimo questo scemo! È morto. Non ancora, aspetta. Ah, adesso è morto. Aspetta, aspetta, aspetta. Kelvin, fammi un falò. Io ce l'ho la ca... Dove è andato Kelvin? Kelvin. Ma cosa mangia le bacche? Ah, è su costruisci, rimuovi riparo. Ok. Non me lo ricordo. Cioè, se ripremi lo stesso tasto che l'ha tirata fuori, forse. Ehi, io ho tirato fuori... Kelvin, 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 Kelvin. Ecco qua. Testa di cazzo, guarda. Esatto. Aspetta, così. Ecco qua. Più che altro ho sete io adesso e non ho cibo. Cioè, scusami, non ho da bere se non la... La dici, eh? La M, sì. Però non sono venute fuori le ossa. Ah no, sì, eccole qua. Benissimo. Non posso più. Sì. Vabbè, craftiamo. Sono fatti apposta i cadaveri. Voglio dire. Una, due, tre, quattro ossa. E una corda era? Ecco qui. Adesivo, filo. Ma c'ho le mani tutte di merda. Ecco qui. E indossa. Due, tre, quattro. Uno di questi. Uno di questi. Via. Ok. Siamo gli uomini delle ossa. Ok, tu hai bevuto l'acqua di merda, quindi? Non volevo sprecarle. Carne avariata. Lascia, lascia, lascia. Qual era il tasto per aprire la... come si chiama? La guida in cucina. Beh, vediamo. Ok, perché se noi andiamo nell'altra modalità... Cioè, dovrebbe dirci qua come bere l'acqua, mi sa, no? Pavimento. Rampa. No. Sleepy, grazie per i 2 mesi. Il golf cart. No, no, no. Ma cos'è questo? Sentiero di rocce. Fioriera. Ma cosa me ne frega di aver la fioriera, scusa? Ah, guarda, mi ha lasciato gli appunti di quella roba lì che abbiamo... Che abbiamo trovato, vedi? Ma che cazzo è sta roba, questa rampa? La vedi che la sto posizionando o non la vedevi tu? Ok. Boh. Non lo so. Sì, a sto punto bevo. Che adesso bevo e sprechiamo tutto perché... No, che ho la diarreona, lascia perdere, va. Ho bevuto una Pepsi. Cazzo, aspetta, aspetta che non ti si sente in live nel past. Brava, oh, Alessandra. No. Vabbè, vabbè, tanto ho registrato. Ho registrato. Meno male. Non è un problema. Brava Alessandra che si è ricordata. Allora. Brava Lale. Non possiamo dormire, quindi niente. Come? Non si può, abbiamo dormito da poco. Gatto, è notte e ho l'energia a merda. Anche io? No, a merda no. No, no. Però diciamo ho mangiato una barretta energetica e De Viola, quindi non so quale sia quella vera. Grazie Manu per i 34 mesi. Quella viola credo sia il boost. Io ce l'ho poco più di metà.
sì, dai. C'è una torcia, io sì, ce l'ho. Bevo l'acqua de merda. A me mi tolgo la sete. L'acqua che fa danno non si può cambiare dalle impostazioni. Non c'era. Non c'era come opzione. Mi pareva. Vabbè, allora mappiamoci e vediamo dove andare. Andiamo ai punti viola, tipo andiamo a prendere la pistola alla barca, che dici? Andiamo via di notte? E non possiamo dormire. Vabbè, aspettavamo un secondo. Dici. Sei matto? Che ne sono? Non lo sono so. Sono le 3 del mattino, cazzo. Vabbè, tra poco albeggia, dai, andiamo allora. Va bene. Vai. Adesso sei tu un ragazzo nero. Anche tu. Ah, c'è Claudio Aggerini qua. E Alessia Marcuzzi, comunque. Alessia Marcuzzi, ricordiamoci. Hello. È scappata, niente. Ha bevuto, che sia razzista? Lei ha... No? A lei, dice. È lei, possibile. Sì. Possibile, sì. Allora, aspetta che dico a Kelvin di recuperare allora la cosa. Vedi, se tu gli dici costruisci, fa rimuovi riparo. Ah, costruisci devi fare. Ma non ha senso, è okay. Completamente antintuitivo, però vabbè. Che dobbiamo fare? La luce della luna sugli alberi, se guardi in alto. Ma guarda, c'è un signore, un botto di signori, Karim. Ma è pieno di signori. Mi armo di pazienza. Però magari non attaccano, eh. No, infatti, se andiamo. Non ti avvicinare. No. Ti sta ancora. Ha urlato. Oh, lasciami stare, Kelvin, pazzo. Ah, niente, tocca ammazzarli tutti. Ho capito, ma ha attaccato Kelvin, non è che. Chi è? No, sta uccidendo la Marcuzzi! No! Lasciala stare! Morti! Alessia! No, l'ho colpita anch'io! Okay, è morto. Alessia! Alessia? Niente! No, le ho dato una botta, non volevo! Ma che disastro, che disastro! Grazie, Damien. Ma quindi menano anche Alessia Marcuzzi, sti stronzi. È qua. Bastardo! L'ho lisciato! Madonna, è bravissimo! Decapitato. Bravi. Ha la sacchetta di pelle lui. Dove? Qua, vicino alle palle. Non la ce l'ho io, sai? Ah. Credo. No, non ce l'ho. È molto buio, è così che è la notte. La notte è buia. Eh sì, è tempestosa. È tornata la Marcuzzi? O è un altro che corre a quattro gambe? No, è laggiù. Eccola lì. Ma dove cazzo sta andando, Kelvin? Sai dove sta andando? A togliere l'altro riparo. E farlo venire qua, sto cretino. No, Scimunito, segui a me. Lo so che dovrei approcciare la Marcuzzi senza armi. Il problema è che sono gli altri che ce le hanno. Che paura, stavo per menarti. Scusami. È veramente buio. Ma adesso che l'ho colpita per sbaglio, si incazza la Marcuzzi? Adesso sì. Dici. Vediamo poi quando torna. Sì. Vabbè. Andiamo. Ma lo senti questo verso? È un gracidio o sono loro? Io non sento l'acqua, io. E io sento... No. Andiamo di qua. Non si può sentire cosa? Ma non prendiamo la macchinetta? Hai ragione. Oh, madonna. Ci avrà le luci? Secondo te? Cazzo, spero di sì. Vediamo. Porca troia, direi Mamma di sì. Mamma mia, che paura, ragazzi. Mi devi dare le direzioni. Ok. Dritto. Segui il fiume. Con che musica figo, notturna. Madonna, che bello. Hai messo segui a coso? Sì. Ma di qua posso andarci? No, Karim, non ci possiamo andare di qua. No. Devi passare di là, però. Ma di là dov'è? Allora... Alla primo punto esclamativo a sinistra. Che è a destra, però, dalla mappa che vedo io. Quindi mi devi dire... Sì, a destra. No, tra i due viola e quello a sinistra. Intendevo quello. Ok. Cioè, se noi giriamo per di qua, magari ci si ricongiunge. Vediamo. Sì, poi ci sarà un... C'è una strada... Porca miseria, è diventato Mad Runner. Puoi scendere, gatto, a spingermi, per favore? Tu sei un deficiente, per caso? Come si esce, gatto? Ecco lei. No, non mi fa uscire. Come? Perché non mi fa uscire? Quella G. Ah, ecco. E guarda. Hop. Si è rotto tutto. Parte fatto che... No, la canzone di prima era più bella. Come si skippa? Era proprio da notte.
Va bene, anche questo. Ma che paura fa a vedere il problema è l'FOV che... La Marcuzzi! Che paura, si è cagata come un cerbiatto, dai! Alessia! Dove va? Ciao, bella. Vuoi fare un giro? Sali, Alessia, e quell'altro pure, Kelvin di merda. Vabbè, vai, vai, segui la strada. Vara. Lo sto per schiacciare, eh? Ah, vado, eh? Vado, che paura fa, sembra... Bellissimo. Uno di quei video fatti al computer, capi, generati con intelligenza artificiale. Che freni esagerati. Ops. Porca miseria. Mea culpa. Ah, è che non si guida benissimo, però, soprattutto perché l'FOV non mi dà una grandissima mano. No, vero, vero. Ok. Vediamo a che ora alveggio, giusto per sicurezza. Non mi apre la mappa. In che stagione saremo? Inverno? Non credo. Ok. Si guarda? Oh yes, guarda, c'è... Oh, non so se passiamo, però. Non lo so. Vabbè, è elettrico. Beh, intanto fermiamoci qua un attimo. Wow, ma c'è un culetto! Porca troia, il culo. Ah, proprio delle chiappe sono. Corde. Gli orologi. Perché te la tieni in mano così? Scemo, metti via. L'ho messa via. No, io. Ah, no, tu dici, sì. Cioè, la teneva proprio in mano la corda. Aspetta, posso bere la bottiglia? Ah, qua si salva se vuoi, eh. Bene. Dovremmo dormire anche. Vai. Di tutto. Dormiamo? O sì, per forza. No, ho sbagliato. Vai. Perché adesso dormiremo di notte. Ma non mi ha dato un cazzo! A me ha dato. Ah, no, non è vero, non mi ha dato. Oh no, magato, ma si è buggato? No, perché prima ce l'ha dato. Credo che... Ah, ecco qua. Non lo so, non te lo so dire. Forse perché abbiamo già abbastanza energia. Non lo so, ti giuro, non ne ho idea. Porca miseria, però, eh. Che cazzo, non volevo salvare, volevo mangiare. Oh, mamma mia, altro che culetto qua. Hanno appeso la gente a testa in giù nei pali. Saranno stati fascisti. Ho capito, Raccolgo dei dollarazzi. Oh, la piscazzola, Karim! Oh, dove? Qua, tra l'uomo e la padella. Non ce l'ho io. Ma no, sicuro, guarda bene. No, io c'ho la padella. No, giuro su Dio, c'ho la padella, ma non mi si illumina nient'altro. Cazzo, vabbè. Aspetta che c'è qua roba. Ma io proprio vi... Non è che l'hai raccolto magari nella foga? No, guarda, c'è una razione militare. Va bene così. Guarda, c'è, ti dico dove... È vicino alla stoffa rossa, a sinistra. Prova a vedere se ce l'hai. Magari basta che lo raccoglie uno. No, non ce l'ho proprio. Ma che sfiga. Ah no, cibo per... Aspetta. Ah, eccolo, sì. Allora, dai, buono. Ce l'ho. O l'hai raccolto nella foga? Mi sa di sì, perché ho cliccato come un matto in culo. Ragazzi, sbaglio o l'audio è eccessivamente alto? No, è che qua siamo vicino a una cascata, magari quello okay. È il problema. Andiamo avanti, allora. Andiamo avanti. Che c'è, è fighissimo avere il kart. È utilissimo, soprattutto. Madonna, dimezziamo tutto. Oh, un altro pannello solare. Ma io l'ho preso. Però... Però? Secondo te si ricarica effettivamente o bisogna sostituirlo ogni volta? Non credo. No, è che lo puoi piazzare. Però non ho capito cosa serve. Io credo serva per i kart. Ma no, il kart c'è il suo. Vedi che è sopra? Magari se si rompe. Dici che si può. Vabbè, vediamo. Va bene, ne ho due io, tu uno, quindi a posto. Comunque stai andando un po'. Aspetta. Non vedo. Dritto di là, dritto così. A sinistra? A destra. Gatto. Mi è arrivato un busto di culo in braccio. Vabbè, dai, adesso sempre guardare le sottigliezze. Segui questa strada qua. Scusami, ma questa qui è la radio, perché io ho sentito gente che parla. Non possiamo chiamare qualcuno, visto che sentiamo radio DJ. Hanno registrazioni vecchie, un po' come vabbè. Fallout. Adesso c'è una curva a destra. Ah, devo fare il giro? Sì, e vai attraverso perché ti fa passare il fiume. Guarda, madonna, ma che sterzo c'ha! Mamma mia. Vabbè, è un kart, quindi si sta. Un risciò, praticamente. Non è la mia musica questa, però. Ti devo dire. Il pannello serve solo per la lampadina. Ah, quindi serve per la parte elettrica della base, quindi, va bene. Vabbè, che comunque.
comunque seguire la strada non è male. Cioè, volendo a parte tagliare, tutti sti sassi, mannaggia loro. Da me sembra che ci stai passando attraverso. Sì, so, anche da me, però alcuni li prende. Perfetto. Dove vado? È dritto, okay. Guarda il fiume e poi a destra. Vai. Mammina santa. Vabbè. Mammina santa. Allora, no, non scendere, spingiamolo. Vai, vai. Vabbè, leggero. Fortuna che è leggero, vai. Quasi. Quasi. Vai, vai. Palleggialo, olè, palleggialo. Perfetto. Olè. Tanto è elettrico, perfetto, non è un problema. Guarda Kelvin che corre, che sta cercando un posto per attraversare. Kelvin, ti aspettiamo lì. Ok. Grazie, Simo, per 52 mesi. Ok. Che paura. Che cos'è? Ah, un procione. Dove l'hai visto? Di qua? Eccolo! L'ho visto! No, l'ha schiacciato tutto! Ci possiamo fare la pelliccia, magari? Credo di sì, aspetta. Guardalo! Dov'è? Cioè, c'è il sangue, c'è, ma non sangue, il cadavere. Dai, il cazzo! Ma dai! Cos'era quello? Era un coniglio, era? Niente. E vabbè. Non importa, non importa. Posto. Il karma. Ok, okay, qui allora, è il coniglio! Dove? L'ho sentito morire. L'ho sentito morire. Mamma mia, mi ricorda... il Red Dead Redemption è stata la cosa che ho fatto di più per 100 ore. Investire conigli per sbaglio. Ma come cazzo hai fatto? Passavano in mezzo e li schiacciavo col cavallo ogni volta. Non so se era un animale, bug sei, su PlayStation 4, mi è mai successo. Ma cosa sei questo rumore? Lo senti anche tu? Tipo un drone lontano. Non è Kelvin che corre? Non credo proprio. Era comunque qui c'è la foresta dei cadaveri, guarda. La foresta dei cadaveri? Sì, speravo di trovare delle tende, ma non le vedo. Oh, fumo! Quante cazzo di tende sono, guardate. Grazie, Joelle. Volevo dire cadaveri, ho detto tende. Sei detto tende, infatti stavo cercando di trovare il nesso. Vabbè. Eccoci. Ma c'è uno che muore tanto. Sì. E noi siamo arrivati con la musica a palla. Arriviamo lui qui qua. E ci muore davanti. Ma vaffanculo, ma perché? Siamo quelli del... è morto. Eccoci, e arriva e muore. Devo bere. Questa sarà ma pulita. Ma il fumo? Ma è lui. Ah, la resina della stampante. Oh merda, me ne ero dimenticato che c'è quella roba che là. Ci siamo fatti il bob completamente inutile, ti sei dimenticato. Madonna, sì, l'abbiamo usato una volta e rimbalzavamo col culo, me lo ricordo. Io salvo perché non posso fare altro, quindi va bene. Sì, salviamo. Aspetta, c'era del C4 qua, eh? Cazzo, sì. Sì, e anche delle granate. Però io l'ho finito il C4, allora fammi vedere se posso fare qualcosa. Come hai fatto a finirlo il C4? Scusa, ho finito lo slot del C4. Ah, ok. Effettivamente mancava. Allora, C4, orologio, cipino. Senti, io bevo comunque perché sto... Non il so filo... Fai. Ecco. Madonna, ma ste righette non capisco un cazzo. Dov'è il filo che mi serve qua? Le batterie mi servono anche. Kelvin, ma tu sei supersonico, eh? Sei Barry Allen. Va bene. Mi sono dei soldini. Non ho un cazzo qua. Ah, ecco qua, monetine. Il filo... Ce n'è un rocchetto? Ah no, eccolo qua, il rocchetto di filo. Il rocchetto ce l'ho, sì. Il nastro adesivo. Ho anche di orologi. Ah, 5 monete. 1, 2, 3, 4, 5. Madonna, che cazzo ho costruito così? Una bomba sporca. Sandrius, grazie per i 42 mesi. Ah vabbè, ma era semplicemente una bomba adesiva. Ma sti cazzi. Sì. Si può fare l'armatura di foglie. Non so quanto possa essere utile, però sì. Una merda, non credo proprio. Aspetta che... Non lo senti il gracidio? L'arco? No. Madonna. Ma non era qua che stavamo venendo, vero? No. È in acqua, è la nave con il... Ah, ok. Ti stai facendo l'arco, tu? Sì, con due bastoni, un rocchetto di filo, cioè una corda e un nastro adesivo, perché quello potrebbe essere utile. No, sai? infatti. Non ho un nastro adesivo, ne mi inculo.
tu fai il range e io vado in melee. Allora, questi secchi? Bastone. Musica a palla, occhiali da sole, carte, si parte per soccorrere i poveretti che troviamo morti. È sempre. Filo e nastro adesivo, ecco qua. Devo fare anche le frecce, però. Perfetto. Eccomi qua. Ma che impostate c'è? Le munizioni in freccia di freccia di carne? No, di cosa? Carbonio, ah, perché le abbiamo raccolte delle frecce, le abbiamo raccolte lunedì. Però le frecce non so come si facciano, forse con il bastone e la butto lì, un bastone secondo me ti serve, sì. Non mi dà niente. Le piume forse. Ah, merda, va bene. Ma ce le abbiamo? Non abbiamo delle piume? No. Vabbè, ci basta. Cioè, non io. Non se battiamo un albero te le dà, eh. Le piume? Ah, sì. Giusto, perché gli uccelli sono sotto. Prego. Vai. Andiamo a prendere la pistola. Siamo veramente in ferie con questa musica e... Comunque, più giochi devono fare questo tipo di avventura. Coop, sì. Fino a 4, che ne so, dove esplori una mappa open e c'è una trama. Basta, niente. Ma mi sta crafting, bene anche... No, c'è il crafting. No, ma non metterlo. No, no, va bene che ci sia, però è così, cioè, superfluo. Dove vado? Che è finita dritto. La strada? Sì, sì, devi andare in spiaggia. Sì, sì, che devi qua. Proprio andare in spiaggia. Mamma. Hai rotto il tronco. Ho visto. Gatto. Allora, faccio la retro, eh? Sì, grazie. Grazie, Cuggio. Oh! Mamma mia. Easy. Easy. Okay. Tutto bene? Stai bene? Sì, sì, a posto, a posto. Gira a sinistra, vai in spiaggia. È un attimo moriamo, che hai grazie. Visto due alberi. No. Tutto, tutto. Sta disboscando tutto. No, c'è il crafting, c'è, nel senso che se tu vuoi farti la casa, cazzo te la fai? Sesso. Sesso? Puoi fare anche... è una feature che potrebbero aggiungere, effettivamente. Sì. Ecco qua. Ma bellissimo! Ma è immortale, quindi non ci serve neanche il rampino con questo. Possiamo buttarci giù. E non... Cosa non sono questi suoni? Sono i tronchi. I tronchi non mi piacciono, comunque, come merenda. Preferisco il duplo. Vabbè, era giusto fuori per darti un... croccantissimo. Eccoci però qua, è anche secchissimo. E non te lo dicono che è secchissimo. Beh, fuori croccantissimo intendono quello. No, vabbè, ma cioè, il tronchi purtroppo ti... cioè, è fatto di polvere. È fatto. Posso mangiare la... Gatto, che sei un gabbiano, mi servono le piume. È andato. È andato. E tirali la freccia, scusa. E no, in fibra di carbonio. Che sei vabbè, fatto? La recuperi quando lo uccidi, eh. Adesso a terra sto coglione lo prendo. Preso. Ecco. Non avevamo la fionda? La puoi fare. No, ma mi pare di averla trovata. O mi sto confondendo con un altro gioco. Eccola qua. Ma me la metto nello slot 7. No, c'è, c'è, eccola qua. No, è il cadavere quello. La tartaruga! Gatto. Dimmi. Chi è? Aspetta, Ho preso un trofeo. Anche tu! Anch'io, anch'io! Anch'io! Ce l'hai? Che schifo vedo qua. Eccolo! Sì, siamo fratellini di trofeo. Ma che schifo c'hai, vabbè. Te lo ricordi quei giocattoli della Chupa Chups? Sta arrivando un elicottero? Che cazzo, è veramente un elicottero? Comunque... Siamo qui! Ma esplode? Cioè per... No, ho tirato un flare spento. In acqua poi. Sparagli. Non è che... No, che si è fermato. Non è che ci butta roba? Ho capito, farà qualcosa? Siamo qua. Cazzo, no, forse ci serve la pistola, flare. Ah, cazzo, sì. No, magari bastava un flare davvero, eh. E io sono stupido, l'ho buttato spento in acqua. Io sono stupido, ho lanciato di là. Devi accenderlo prima. Gianfranco! Niente.
O ci ha visti, ci ha ignorati, eh? Sì, sì, palesemente ci ha visto. Palesemente. Si è fermato sopra di noi. Non ci ha preso? Vabbè, ma è una merda a mirare sto cesso, scusa. Ma come si fa? Ecco qua. Volevo anch'io la testa del gabbiano per quello. Comunque non so come si fanno le frecce. Coltello, rami e piume non lo fanno. No, ma comunque se tu... andiamo a prendere la pistola. Ma se tu metti la piuma nell'ingranaggio non ti dice un cazzo? No. Come ah, no? Ah no, forse sì. Ah sì. Oh no, servono due pietre. Vedi. Porca troia. Così impari a buttarle per terra, brutto però scemo. Però le pietre quelle piccole. Vabbè. Non quelle grandi. Eccole, queste qua. Che belle le piume che volano. Aspetta che devo uccidere un'altra tartaruga. È sparita. Niente. Quante me ne farà se le faccio così? Dimmi, ah, 4 frecce, dai, non male, non male. Beh, buono. Con... Sì, sì, buono. Con 4 pietre, 2 rami e 4 piume. Non è pochissimo, ma neanche tantissimo. Gatto, andiamo a prendere la pistola. Esatto, ti stavo aspettando, stavo cercando delle tartarughe, ma sono scappate. Eccone una! Che legna. È che ci servono i gusci per l'acqua, no? I gusci per l'acqua ci servono? E non si usava per l'acqua piovana? Sì, ma non ma ci sono dei soldi dentro? Ah, non so, le uova, era mamma, era. E vabbè, adesso è morta. Andiamo. Vorrei capire come selezionare le frecce di legno e non le frecce di alluminio. Di fibra di carbonio, vabbè. Andiamo, andiamo, va. Dobbiamo stare molto attenti che c'è lo squalo. C'è lo squalo. Però se non ricordo male era giusto per farci paura. Cioè non ci aveva attaccato. O c'era andata di culo, eh. Boh, secondo me siamo abbastanza bravi da... Che paura! Ah, è un niente, era un'alga. Si scemo! Era un'alga. Guarda sott'acqua che bello che è. Si vede un cazzo, è tutto inquinato. È un buco nero. Che cannibal holocaust. Esatto, esatto. Madonna, sì. Buono. Ci sono 740. Ma che paura, mi ha mozzicato. C'è lo squalo. C'era lo squalo per davvero. Io che era culo l'altra volta, lo sapevo. Prima io, prima io. Bastardo. Salgo, 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 salgo. Ci siamo compenetrati tutti. Me non importa, sali su. Quanto ci vedo gli occhi, ti vedo. 3 ore. Prendi lo spazzolino. Dentro nel culo. Eccoci qua. Eccola qua la pistol. Oh. Trova la squadra B 2 di 3. Ah, è la squadra B, è quella sì, che sì. È prima di noi, certo, certo. Metti via sta pistola che no. Guarda, mangio anche. Anch'io. Cioè non mi serve, mi serve più acqua, però. Perché, sai perché? Che l'elicottero comunque, che adesso che ci penso, non mi era proprio nuovo, nuovo? No, non mi sembra di averlo mai visto nella scorsa run, sai? Non mi ricordo. Vabbè. Ok, allora, adesso dobbiamo tornare... Non posso lavarmi i denti col Colgate qua. Ma infatti sarebbe bellissimo prenderlo. Allora, lo squalo è qui. Secondo te lo possiamo ammazzare? Sì, certo, ne abbiamo ammazzati di squali un botto. Davvero? Eh sì, nelle grotte c'erano, noi le avevamo. Ah già! Massacravamo. Allora io vado quando. Vai, di qua, di no, qua. Non è una buona idea, esatto. Sono andato. Noto più veloce di te! Mozzica lui, mozzica lui! Aia! Ma perché ha mozzicato me? Che culo, vado via! Si scappa, si scappa, si scappa. Che paura, tra l'altro, essere in acqua. Quella è una merda! Guarda come muore, eh. Io lo so che muore adesso. No, mi ha rotto uno scudo, però, eh. Minchia. Di quello d'osso. Tanto io ho metà dell'energia, però non riusciamo a recuperarla. Dobbiamo dormire. E non riusciamo. Eh no, infatti. Guarda lì che belli, con gli uganei.
queste montagne innevate in mezzo a una foresta tropicale. Sono più le Dolomiti, effettivamente. Okay. Ciao, ok? Ecco. Vieni con noi. Oh. A posto. Ecco qua. È vero che era il suono delle forbici, lo squalo? Ciao, Cold. Ti è piaciuto vedere come ho ucciso questa tartaruga? Franklin Tartaruga. Sa allacciarsi le scarpe e contare fino a 9. Bravo, e coglione. Basta, però. E basta. Hai visto? Si va? Che, se... che schifo, gatto. Ma te ci sei arrampicati sulla gamba. Ma che cazzo te ne fai? Ho fatto l'armatura di foglia. Infatti adesso ho 3 colori diversi dell'armatura. Bello, giallo, però. Rosa e verde. Vai, si va, forza. Andiamo al prossimo punto. Musica? Che ansia. La senti? Al prossimo punto, certo. Ah, era la radio. Dove vado? Di là, dove c'è il fumo, devi andare. A sinistra. Ok. Credo sia proprio il fumo. Vediamo se guardiamo. La vedo dura. Non quel fumo, l'altro fumo, è a sinistra. Quello a sinistra? Sì, sì, lo vedo, lo vedo. Perché c'era uno di fronte a noi in mezzo alla foresta. Sai che non lo vedo? Quello in mezzo alla foresta. E adesso c'è il tettuccio. No, vabbè, vado a sinistra. Ma è basso qua. Speravo si rompesse. Volevo fare una roba figa, che niente. Che figura. Che figura. Certo che il kart ci sta accorciando i tempi in maniera veramente impressionante. Non so se hai visto la batteria, ma è full da no, infatti. Però il pannello solare, così, quindi... Sì, no, ma infatti non me ne la metto. C'è roba lì? Sì, sì. E l'hai vista anche tu? Sì. Aspetta che intanto... ecco qua. Soldi. Prendili. Sì, è una corda, niente di che. È però interessante che ci siano due barche qua buttate nel niente. Era venuto in villeggiatura. Ci sarebbe il coso salvagente, ma... Speravo di poterlo prendere, ma non si può. Non si può. Nulla. Niente, la corda quella lì è in più e quindi rimane lì. A posto. Ho sete, io bevo qua le falde del Kilimangiaro. Mi verrà la diarrea, però almeno bevo. Ecco qua. Che era razzista anche quella di canzone? Beh, diceva la N-word. Kilimangiaro lo diceva? Sì. Anche Vatussi lo diceva. Era quella? No. Stavo cantando Paraponzi Ponzi Poe, era i Vatussi. No, sì, ma no, alle falle del Kilimangiaro Paraponzi Ponzi Pon. No, quella che dici... No, quella è... Siamo i Vatussi, E quella, eh? Ma cambia completamente. Si chiama Gli Alli Galli, la canzone. Ma cambia completamente. Ma No, è la stessa. C'è cibo? Grazie, Ice, per la sub. È la stessa? Ma vi giuro che cambia. Portavano i cadaveri nelle tombe. Il kart è andato. I cadaveri nelle tombe si chiama tomba. Cioè, proprio no, lo sbagliato, bara, i cadaveri nelle bare. Sì. Ma questi qui sono quelli morti di quelli che abitavano qua, probabilmente. Vabbè, magari vivevano qui da una vita. C'è pure la Bibbia, guarda qua. Che tra l'altro è molto particolare, perché li hanno portati qua, hanno aperto le bare e poi li hanno seppelliti e il prete ci ha fatto l'omelia. Secondo me erano seppelliti e tutto, e è tipo crollato. O l'hanno preso... Vedi che è tutto scivolato giù? Sì, però gli hanno piantato le croci, vedi? Come se gli avessero detto, vabbè, buona così, dai. No, secondo me era tutto a posto e tipo crollato il pavimento. Ah no, guarda, qua ce n'è uno. È tutto caduto, probabilmente. Oppure sono stati disotterrati dai nativi, i mostri. Ah sì, perché... li avranno portati. No, perché dubito qua, che li abbiano buttati, cioè così, e detto, vabbè, no, dai, però, a posto così, arrivederci. Però c'è la Bibbia del prete, esatto, che ha fatto l'omelia. Certo, sì, no, sicuramente, però non credo che l'abbia fatto qui dove siamo. No, credo che in qualche modo siano finiti, esatto, qua. Poracci. Pensa che scomodità, sono morti nel villaggio, ma a mano li hanno portati qui, che fatica. Però te la vedi, il carro funebre al mare. Ok. Di solito quando ti dicono vorrei che mi cremassi e mi portassi in spiaggia, tu ti è illegale, non si può fare. Lo so. In Italia almeno, poi non so. Di qua? Cos'è sta canzone? Sì, non lo so. Proprio a destra.
One Cheese 2. Hey you, One Cheese, One Cheese. Nativi Tombaroli. Che bello, Burkender. Ti rendi conto che una volta c'era gente che rubava cadaveri dei cimiteri per venderli ai dottori perché imparassero a curare le persone? Sì. Cioè, la follia proprio. Continuo? Non so. Sì, sì, dritto, dritto, vai, vai. E ancora ci vuole un pochino. Ho messo sotto un qualcosa. Vabbè. Non importa. No. Si impara a essere in mezzo alla strada. Guarda che tempo drammatico con questa gatto musica fermo, deprimente. C'è un villaggio a sinistra. Vai dritto, dritto. Di qua. Cioè, spero siano cadaveri, perché... Non sono cadaveri. Vabbè, ci fermiamo. Però possiamo combattere. A meno che non ci sia l'uomo rosso. Madonna, ti ricordi con le Molotov? Quanta gente c'è? Gatto, qui c'è veloce, un pasticcio veloce, di ce merda. Ce lo ammazzano, gatto, ce lo ammazzano. Kelvin! Lo curo. L'ho curato. Ti è il Perry, bitch. Il nuovo Shivari. Bellissimo. Ma Kelvin, vai a mettere il culo nei calci anche tu. Venga qua. È morta? Che paura. Hai visto che qui c'è un pasticcio di merda? Che schifo, come? È proprio... l'ho fatto cadere. Però è proprio un... Ma che schifo, mamma mia, ma è un cervello enorme, cos'è? È un budellone. Anche qui c'è il budellone, sì. Ah, qua c'è la saccoccia di... La sacca di pelle. Sì. Aspetta che c'è un coso da mangiare, me lo mangio. Ah, quanta bella roba. Gatto, io devo dormire. Cioè, dormire no, perché posso prendere c'è la barra di energia. Però... Che schifo. No, dormiamo. Dillo a Kelvin intanto che io mangio il cibo per gatti giusto. Crudo. Beh, perché se era cotto era meglio? Non so, Costruisci un riparo. Madonna, è tutto spaccato, Kelvin, poverino. Vabbè, l'ho curato. Si può curarlo ancora? Ma questi qui si sono fatti le canadesi con la pelle umana? Vabbè, ma mi sembra un attimino eccessivo. Scusami, è anche un po' uno spreco. Non serviva. E che ne sanno, poverino? Vabbè, ho capito, però non serviva, dai. E non lo sanno, questi sono indigeni. Qui siamo proprio alla pura ostentazione, te lo dico. Kelvin mi ha fatto il pollicione. Ah, ecco. È perché l'ha fatto. E l'ha fatto qui. Il braccione! Non possiamo dormire, gatto. Perché questo gioco non vuole rifarci Perché ripurare? Dobbiamo aspettare una certa ora. Sento cielo. Sono le 3:20. Cioè, ci vuole una vita. Guarda, anche la testa di procione. Ce l'avevo già. Ah, no, ce l'avevi già. Ce l'avevo già, niente. Infatti, l'ho buttata via. Il cappello dei Boy Scout. No, speravo di poterlo fare. Coso? Com'è che si chiama? Rocket? No. Sì, Rocket. No. Danny Crockett. Demi? Ah, ok. Come si chiama? Davy Crockett. Davy? Andrea. Gianmarco Crockett. Croquet, come le patate. Si può dormire adesso, infatti. Si può? Yes. Oh, vai. Prego Dio che ci faccia riposare, perché sennò veramente... Gatto, non sta funzionando. No, perché ci sono nemici nelle vicinanze. Ah, merda. Dove va Kelvin? No, io ti colpisco. Effettivamente siamo a casa loro. Questo ha droppato la sacchetta di pelle. Arrivo. Sì. Boh. Cioè, noi non possiamo... Questo qui c'è una maglietta super generica. Va bene. Dormiamo. Arrivo. Sì, ci sono le bevande energetiche, però preferiamo dormire. Sì, infatti. Mi spostato e... Ecco scusa, qua. Scusa. Ale, allora, riposati, siamo riposati. Notte, c'è questo piccolo problema di luce e... ho molta sete. Dov'è Kelvin? Perché lì in fondo? Lontano. Non lo so. Ma porca, vado a recuperarlo, va? Ma ha preso iniziative questo qua.
Sì, le armi che droppano le possiamo raccogliere, però sono lance, sono... Che culo, gatto, sono le 6 del mattino. Sta per diventare giorno. Buono, abbiamo dormito. Kelvin, spiegami, che cazzo stavi facendo? Kelvin è corso via all'improvviso e non so che cazzo ha visto. Fatti seguire. Volevo fargli recuperare la cosa, ma non me lo fa. Però secondo te adesso che l'ho tirato su è curato, cioè anche se sanguinato. Lo spero, ma perché era a terra? Era a terra, sì. Merda. Però l'ho ressato, cioè, quindi tranqui. Grazie a Dio. Mi verrebbe da dire. Boh, però io devo rifarmi l'armor, eh. Tutta? Non tutta, però me la devo fare. Cioè io sono un attacca. Dovresti avere più o meno tutto in realtà per farlo. Rimuovi riparo. Sì sì, no, mi devi dare un attimo. No, forse non ho il nastro adesivo, sai, cazzo. Ce l'ho io. Ti serve. No vabbè, non sprechiamolo. Tanto non... Mi metto quella di pelle, dai, che tanto ce l'ho a posto. Ecco qua. Oh, è giorno, meno male. Ok, seguimi. Magari cliccando riposa migliora. Ah, gli posso dire di riposare a Kelvin, è vero. Aspetta, vediamo un po' che fa. Cosa sta facendo? Non posso parlargli. Resta, riposa, vediamo. Sta mangiando. Ho visto. Esco, dove sta andando a riposare? Sta riposando, secondo te? Ma non lo so, dipende da cosa intende lui per riposare. Non so, riposare vuol dire fai gli hobby, i tuoi hobby, leggi, scrivi, che ne so. Magari a lui piace stare in piedi e guardarci. Questo... quello dico, capito? Fai i cazzi suoi. No, vabbè, Kelvin, seguimi a sto punto. Dai, insomma, adesso. Boh. Guarda, c'è il procione che mi faceva il gesto dell'abbraccio, quello che fanno i procioni per spaventare le prede. Però l'abbiamo ucciso, quindi... Ok, dammi una directions. Siamo dritto pelo a sinistra. Oh, un po' di rock. I wanna rock. Sì. Rock. Sinistra. Ma dopo però No, adesso. Sinistra, dritto poi. Ma bastava seguire la strada. Hai ragione. Non si vede dalla mappa. Ah no, sì, adesso la vedo. Ma guarda te. Sì, dritto così. Dovrebbe esserci un lago che secondo me è anche potabile. Ma che per... sulla base di che cosa? Perché in mezzo al nulla. Vabbè. Qui davanti a noi. Eccolo qua. C'è anche adesso una... bevi. Cos'è? C'è una barchetta. Barca telecomandata? Gatto! Sei stato tu, eh? Non sono stato io. Come fatto? Sono mago. Gli hai dato una culata. T'ho visto, ho sentito soprattutto. Ho fatto tump. Provo a bere, eh? Vediamo cosa succede. E niente, anche questo è ammuffito. Ma perché? Vabbè, a parte che si vede. Non è vero, ci sono le lily pads. Appunto. A parte il fatto che in realtà più alghe ha l'acqua, più è pulita. Però vabbè. Beh, era qui che ci dobbiamo fermare, no? No, più avanti, poco più avanti. Okay. Io non capisco. Kelvin, chi c'è? Ha detto no con la testa. Tanto il coglione che ha bevuto l'acqua di merda. Ho capito. Procione! Mannaggia tutti, e li stiamo finendo. Attraverso la strada. A sinistra siamo arrivati. Ma questa è la radio della California, ha detto la signorina. Sì, è molto strano che qua prendiamo la radio, però. È quello che sto... Cosa cazzo? Sinistra nella... Non hai sentito Tarzan, donna piccola? No, Dio mio. Puoi mettere il freno a mano, cazzo, per favore. Non... Cioè, in realtà c'è nei golf cart, però non c'è in questo. Qua dovrebbe essere, se non è sottoterra, perché me lo segna qui. Ma... Cazzo, la pala! Merda! Allora, facciamo così. Andiamo a recuperare la pala, ti ricordi dov'era? No, assolutamente non. C'è una grotta qua vicino. Ce l'aveva detto dov'era la pala, però. Sì? No, sì, la volta scorsa. Ce lo dice, aspetta. Allora, appunti. Hamassas, grazie per i 3 mesi. Allora, da qua c'era la Marcuzzi? Non l'ho vista. Sono sicuro. Sta arrivando uno, gatto, occhio. Paura. Dov'è? Dov'è? Eccolo qua. Che paura! Che versi fai? Muori!
Ok. Aspetta, sono sicuro che l'avevamo letto da qualche parte della pala. Dentro la, la grotta aspetta, che abbiamo visitato c'era un messaggio che diceva: ho portato gli attrezzi lì. Sì, allora la pala è sotto la montagna innevata, diciamo a bordo della montagna innevata, a nord-ovest. Andiamo, dai. Porca miseria, è un viaggetto, eh. Allora, ti faccio, provo a mettere la mappa. Ok, vai al contrario, perché siamo da tutta l'altra. Aspetta che c'è uno stronzo qua. E volevo aiutare Kelvin. Cacati, bastardo. Kelvin, vieni via. Pieno, Kelvin. E l'hai preso in pieno. L'hai preso in pieno. Kelvin ci segue? Non, no, sì. Ok, vai, dritto di qua. Dritto, proprio così, dritto così. Oh, oh, c'è roba però. Oh, merda. Ok. Buono che se trovo del cibo... infatti me lo mangio subito. Ho trovato un motore di una barca. Da prendere? No. Però l'ho trovato. Che gatto, mi stavi per attaccare. Ma stai tranquillo. Sei matto in culo. Bevo una bella Pepsi. Che non è, è una Red Bull. Infatti adesso sono tutto pazzo. Pensavo fosse un mostro. Ci sono delle munizioni della pistola qua nella... Dove? Nella... salvo. Tenda. Per sicurezza. Sì, anch'io ho salvato. Ma la cosa bella di sto Sons è proprio questa, che tu ti fermi e trovi di tutto, batterie, cibo, così non no, devi ma stare in lì generale, esatto, perché tu il crafting lo puoi fare, cioè c'è, puoi farti la casa se vuoi fare, puoi farti la base, puoi fare il cazzo che ti pare. Anche approfondita. Esatto, però puoi decidere, cioè è bellissimo avere queste opzioni, soprattutto oggi. Tantissimo, è veramente un lusso Sons. È partito il ghetto qua. Vai, sì, gatto, dritto. Dobbiamo togliere le armi quando andiamo dalla Marcuzzi, perché se no non abbiamo... Sì, dritto così, vai. È che non l'ho più vista, quindi... Oh, merda, però la mappa... Oh, no. Perché? Il GPS... Allora, vabbè, arriviamo a bordo c'è della del montagna fumo e poi vediamo. È il fumo di perché... prima? Non lo so. Oh, merda, no. Questo è uno di quei villaggi giganti, gatto. È pieno di gente. Vuoi farteli? Ma secondo me ce li facciamo, stiamo giocando a facce, guarda. È vero. È proprio scappato, eh. E cosa faccio? Ciao, merde! Non ha funzionato, Karim, non ha funzionato! Aspetta. Ce n'è uno grossissimo! Come ce n'è uno grossissimo? O magari la prospettiva, eh. Gatto, a me sembra bello grosso. Pieno di gente, ma pieno di tranqui. Gente proprio. Tranqui! Ma l'hai frecciato questo? L'ho frecciato, fighissimo. Che... Mi serve. Guarda quanto è alto il signore. Arca vacca. No, gatto. Aio, male. Lo freccio. Oh. Muori, merda. Lo sto frecciando, gatto. È morto. Grande. Vai, riprenditi le frecce. Easy. C'è una sacchetta di pelle non qui. Me le fa prendere. Come no? Ok. A me perfetto. Sì, da di qua. Perfetto. Bravo Kelvin, cosa sta facendo lui? Che lo stia mangiando, sai, si guarda. Mangia un po' di cadavere, ha fatto bene. Kelvin. Ha fatto bene. Kelvin! Hola! Ecco qui. Ah. Allora. Mi sono seduto. Ah, giusto. Che palle il trono, me lo ricordo. Ma... c'è il culo dove ti poggi col culo. Cosa è intelligente effettivamente. Il poggia culo, è un culo. È un culo, culo. È un culo, no, per incredibile. Perché effettivamente se ci pensi, il culo è fatto per farti stare seduto. Cioè, sì, il culo. E il loro giustamente culo doppio culo. Super culo, sì. Culissimo. Bene. Ho sentito un drago, eh. Cosa? Io non sento mai niente. Non so, ma ce l'hai il volume? Sì, no, è che siamo tutti desincati come l'altra volta. Ma qui, scusami, che cos'è? Una fioriera di cadavere? A cosa serve sta roba? È per un macero? Gli animali. Ma quali poi? I cavalli. Mica, ma un materasso, guarda, la Hemiflex, in celofanato proprio. L'hanno trovato. Ah, veramente? E qualcuno stava è nuovo, imparando. Nuovo. Ma guarda quanti qui, scusami. E chiamali scemi. Gatto, ne arriva uno.
Chi è? Velocissimo. Veronica One è morto. Ah, ok. Soldi. Possiamo andare in realtà. Sacchetto, c'è un sacchetto qua? Di scroto. C'è pieno di roba. Aspetta, eh. Cosa fai? Orologi. Ah, quante bibite mi sta dando. Ma soprattutto anche una buona componente action. Guarda, qua ci sono i cosi per fare le case. Perfetto. Sto mangiando le ostriche io, vai. Che schifo. Chi è? Come? Oh no, piange. Piange perché gli ha ucciso il marito. Non importa. Uccido anche voi, tranqui. Bella la clava, non posso. Devo farmi le molotov che qua è un macello. È proprio una tua esigenza questa. Ah, è un fuoco finto questo, niente. Anitia, grazie per i 24 mesi. Le ostriche a me fanno veramente cagare. C'è proprio una roba che non capisco perché costa tanto, ma non capisco perché piaccia. Ok. Anche qui c'è un altro. Ah, devo aprire gli scroti, aspetta. C'è un altro sacchetto di pelle, eh. Ok. Ah, l'ho preso. Ah, no, eccolo. Ma non c'era prima. Veramente non c'era prima, eh. Che a me fa ridere che è chiaramente pelle umana zippata. Però c'è la zip, esatto. Cioè, che vuol dire? Perché con le orecchie? Chi l'ha fatto questo coso qua? Io voglio la lore di questo. È arrivato qualcuno. Ah, ecco dove erano le ostriche. Sta piangendo al marito morto lì. È scappata, sì. Dai, entro stasera dobbiamo raggiungere la pala. Lo finiamo stasera. Siamo già tantissimo, gatto. È finito il sacchetto di pelle qua che era qui. Non è che sono unici? A questo punto ti direi di sì. Mi sa di sì, eh. Ok, mi prendo un po' di droga. Bon. Mi mangerei anche qualcosina. Le ostriche sono buone? Sono da mangiare. Ah, ma dai, guarda che se la apre anche. Sì, è fighissimo. No, hanno fatto delle animazioni assurde. Sì, però da acqua, che schifo che mi dà. Mi sto arrampicando sulla torretta, gatto. Grazie, Ark, per la sub. Arrivo, eh. Prego. Ma non serve un cazzo però farlo. Speriamo parta un po' di funky adesso. Fizzy Energy Drink, now in 3 new flavors: Thermal Grape, Bloody Banana and Chillin' Cherry. Chillin' Cherry? Fizzy. Arrivo, eh. Vai. Non so perché negli ultimi giorni arriva una puzza di fumo dal piano di sotto, ma fortissima. Perché qualcuno fuma, mi verrebbe da dire. Ma minchia, ma tutto in casa mi entra, quindi adesso devo accendere le candele. Va, sinistra, dritto di là. Il Dyson fa miracoli in tal senso, eh. Poi... È vero, ci avevo pensato infatti. Quello da scrivania nuovo potrebbe essere ottimo, se non vuoi prenderne uno troppo costoso o grande. Sì, ci avevo pensato, adesso vediamo. E lo so perché fumavano un botto anche nella mia vecchia casa, porca vacca. Cazzo, ma tantissimo, ma non è mai successa questa cosa, non so perché. Destra o sinistra? Sinistra. Che anni 2000 questo. Cosa? Ah no, sono solo zebre a pua. Che figo che le hanno cacciate, le hanno lasciato la lancia lì. No, ma è fighissimo tutto, anche gli ambienti, le cose. Cosa c'è qui? Karim. Rock Kart. Garetta? No, mi sa che non sono guidabile. C'è una grotta? Qua c'eravamo stati, mi pare, sì. Merda. Ok. Batteria. Ci insinuiamo? La batteria di cosa? Una batteria. Che però sai che non la segna questa grotta, gatto? Andiamo. Particolare? Vai. A me arriva quella del fumo non tanto legale, però. Bello. C'ha un odore molto... particolare la cannabis, ma proprio tanto particolare. È erba tagliata che brucia.
Non solo, è proprio dolciastro, un po' strano. Cioè, lo riconosci a distanza di chilometri, anche sì, poco poco. Soprattutto se non fumi, sei cioè, che non sei abituato. Madonna, lo senti fortissimo nelle narici. Non c'è la cucina qua? Anch'io mi ricordo qua in zona che ci fosse quella roba lì. O forse... Porca puttana! Tarata! Ci sono i pipistrelli. L'ho visti. Sì, c'è, vedi? La botola qui. C'è la botola qua. Food and dining, è vero, vedi? C'è proprio scritto. C'era scritto anche l'altra volta? Non mi sembra, però chi si ricorda? Si dice profumo. Si dice profumo se ti piace, se non ti, ti piace odore. Esatto. O puzza, non so. Oh, che pare mangia. Che c'erano questi cubettini di carne. Che palle di Kobe, io penso sia. No, dice pezzo di bacon. Ma chi è che mangia il bacon a cubetti piccoli? E sono quelli per fare la pasta. Cioè, sì, praticamente. Credo proprio, perché sennò... Ok. Mi piace che prenda i cubettini di bacon, ma non il trapano, che magari serve. Ma... Benissimo. E la pancetta a cubetti, esatto. Grazie, Thermos, per il loro pisello! No. Come? Non per il... Ah, qui serviva la tesserina. Sì. Dobbiamo segnarcela allora questa. C'è un rumba funzionante. Sì, c'era anche l'altra volta che spostava il sangue. Bellissimo. E niente, allora possiamo andare. Dobbiamo segnarcela però, dobbiamo mettere il segnalino. Sì, per chi non lo sapesse, noi l'abbiamo, per i pochi che non lo sanno, noi l'abbiamo già giocato Sons of the Forest. Però l'abbiamo giocato al lancio appena uscito, che era ancora in versione fa. Esatto, in accesso anticipatissimo proprio. Adesso invece è uscita la 1.0 e quindi lo stiamo rigiocando un po' alla buona, un po' velocemente, per vedere se hanno fissato trama e finale cinematic. Beh, già c'è molto... Oh, cazzo, ti ho inculato le frecce, scusa, guarda che... No, l'ho prese, sono uniche. Ah, cioè, buono. sono per ognuno, sì. Allora, c'è buono. Un pochetto di carne, lo mangio. Vai, l'ultimo boccone prima di tornare su. Sì. Grazie a Gabri Shark per i 73 mesi. Tutturu. Io fumo in casa in camera, fortunatamente non hanno mai dato troppo fastidio a nessuno e non mi hanno mai detto nulla, ma capisco che se non fumi è un odore molto prorompente. Diciamo beh, che allora, se sei in un appartamento non lo dovresti fare. Proprio io per non le regole. Vado, che lo sento, ma non vado mica a dire niente, quindi magari dai fastidio, ma nessuno ti dice nulla. Però potresti, esatto. Cioè, potresti lamentarti comunque che non si dovrebbe fumare in casa. Tengo l'incenso che brucia. Bello. Cazzo, io volevo prendermi uno di quei draghi d'incenso. E che dopo non sono uno che ama l'incenso e non ho voglia. Però fanno quel fumo pesante che è bellissimo. Non so se li hai mai visti. Ci sono queste statuette sì, di draghi che li metti in testa sta pigna che brucia lentamente e fa questo fumo molto denso. Ha voglia, sono belli bellissimi. Da morire. Però io l'incenso a casa dei miei, mamma mia, tantissimo. E anche i miei, però non è una roba che vorrei mettermi a fare qua. Boh, anche con Sif, ribalta tutto, moriamo bruciati. Cascate di fumo. In realtà non esiste nessuna regola, al limite richiedi nel padrone se sei in affitto. Sì, credo che follia. Le regole siano in base al condominio. Cioè, ok, vado di qua? Sì, drittissimo proprio, dobbiamo andare vicino alla montagna e poi da lì capiamo quale parte di montagna è. Grazie, Lady. Cioè, a me hanno rotto il cazzo perché ho fatto delle costicine una volta e uno può fumare? Ma che vuol dire? Almeno la mia era roba commestibile. Mamma. Gatto. Petra, fermo. A posto. No. Vai. Che fai? Ti eri alzato? No, mi ero sceso e risalito. Ah, ok. Dove vado? Dritto di qua? Un po' più a destra. Lì, alla montagna dobbiamo andare. Ah, ok, perfetto. Praticamente siamo già arrivati, Sì, dobbiamo solo capire poi dalla mappa che avevamo trovato dove fosse il... Ah, perché era da lì, che doveva ripartire dalla grotta? Troppo pesante questo. Credo che la X indichi una grotta. Però sai qual è il problema della mappa? Del GPS? Che gira. Quindi sì. Non ci dovrebbe essere un modo per bloccarlo, mi pare. Mo vediamo.
Puoi zoomare del... Ah, posso zoomare anch'io. Sì. No, no, ma io parlavo del, di quello del, del kart. Non sapevo se potesse anche quello del kart. Ah, sì, sì, sì. Vabbè, dritto di qua. Sì, sì, dritto. E poi scendiamo un attimo e vediamo. C'è una grotta, c'è l'elicottero qua. Siamo dove siamo spawnati praticamente. Lo scoiattolo stavo investendo. È un signore, ok. Kelvin si teletrasporta comunque, è molto utile. Un po' sì, ogni tanto. No, ma meglio, meglio. Sì, sì. Cos'è quella cosa blu che lampeggia? Che cosa? Il volante. Cosa cazzo? Dimmi che si sono può guidare. Spone. Non credo proprio. Però c'è un altro kart. Karim! Ah, attenzione. Però in realtà c'è... Ah, c'è l'inchiostro. Questo esplode, sicuro. La batteria okay. Cosa servirà, secondo Non lo te? So. Però non so se ci convenga andare con due carte separate. No, no, non conviene, non conviene. Posso andare con il Bulldozers? No. Gioco di merda. Qua c'erano i geometri che facevano trigonometria. Ah, già, è vero! Anche se, qua si la scava. Palla, infatti, mi Anche ricordavo. Qua si scava. Allora, fammi vedere. Quanti dove segnalini intende. Abbiamo? Io due ne ho. Abbiamo due. Allora, rispetto alle isole e dall'altra parte. Vediamo un attimo. Che non so dove sono le isole. Che paura, Kelvin, ma quanto vicino! Questa parte d'isola dov'è? Questo gioco distrugge bitrate. Mi spiace, ragazzi, lo so. Sai che forse siamo nella parte giusta? Che figo, guarda, posso tenere entrambe le cose in mano. Oh, beh, cazzo, fortunatamente. Ah, gatto, è la grotta... Hai un occhio chiuso. Entrambi gli occhi... Stai dormendo. Perfetto. Perfetto, così. Allora, tenendo la mappa come vuole lui... sì, gatto, la grotta che c'è letteralmente di dove sto guardando io... È distante? Andiamo. No, no, è lì. Vai. Cioè, in teoria segna quella lì. Ma è possibile che non l'abbiamo visitata? Andiamo a piedi o prendiamo il kart? No, no, il kart, kart. È okay. Vicino, ma non così dice. Usa il terzo occhio, è giù cascasella lui. Che parla con Berlusconi tutte le notti. Mamma mia. Di qua? Sì, è un pelo più a destra. Per questo invito ho visto da Power che streamando a 936p si vedeva la bellezza e non dava problemi. 930, ma non credo c'entri la risoluzione così tanto con i bitrate, sai? Mi sembra proprio strano. Cioè, perché Giorgio streama 936? C'è proprio una risoluzione strana, poi, neanche 900p. Che poi è più bassa del 1080 di un pelo. Quello sì. Ah, gattone. Ah, beh, li ammazziamo. No, gatto, qua moriamo. Ma va! Eccoci qua. Kelvin! C'è una bestia disumana! Veronica One! Orca vacca! Però l'ho buttato giù, È morto, è morto. La campione quale sono? Ha infame. Ah, questo qui è incazzatissimo, Signora. Ma no, le ho tagliato la fagiana in due. Ok. Non è morta, occhio Wolverine. Le lance, occhio alle lance. Ok. Ok. Ma è ancora alto. No, no, non è quello alto. Quello alto è qua. Ok. Ce n'è ancora. È scappata l'ultimo. No, okay. Giorgio usa due PC per streamare. Quindi è tutto un altro tipo di. Il problema è il bitrate, non tanto la risoluzione. Cioè, la risoluzione sicuramente. Non so se magari usando meno risoluzione OBS gestisce il bitrate in maniera differente. Cioè, può essere una di queste stronzate qua. Se usi meno risoluzione ti serve meno bitrate per far vedere bene. Però è meno risoluzione, certo. Vuol dire che si vede peggio. No, è che magari semplicemente gestisce meglio lo smarmella. Cioè, è proprio una roba di OBS. Potrebbe essere, non lo so.
ed essendo limitato il bitrate di Twitch non ce la fa a mantenere quel flusso video, quindi lo downscala. E vabbè, questo... Che è successo? Gatto? Gatto, cosa cazzo? Ma che dici? Ma che cazzo dici? Vado però vomito quando giro. Mamma mia, ma è questa la roba più incredibile del mondo, ma scusami. Come si scende? E sarà sempre con la G. Ah, salta due volte, c'è scritto. No, ma non me lo posso portare. Ah no, sì, me lo mette via, dimmi che me lo mette via. No, no, me l'ha sputato, no. Possiamo metterlo qui? Lo voglio con me per sempre. Niente, gatto. Cioè, è stato il momento più bello della nostra vita ed è finito subito. Cazzo, ci serve un bagagliaio. Cosa spingi? Lo possiamo andare a Kelvin che ci segue con quello, magari? Ti immagini. Tanto sono spariti questi qua con la monoruota, Nella vita vera, intendo. Secondo me sono pericolosissimi. Sì. Fichi, ma pericolosi. In realtà, vorrei... più del monopattino, io vorrei il Segway. Ma quello pure, secondo me, non è proprio il massimo. Per me è più safe del monopattino. Più scomodo. Segway è più safe? Ma che cazzo dici? Minchia! Sei in piedi con le ruote, sei hai delle ruote ai piedi che non... Cioè, se ti fermi devi per forza mettere giù il piede. Ma anche il monopattino, però. No! Perché? Sì. No, si autobilancia a Segway, Anche da fermo? Sì. Però non lo so, Cioè, sono rimasti solo i monopattini, fondamentalmente. Il resto è scusato. Però i monopattini, veramente, molto più pericolosi. Anche la bicicletta, sì, certamente, devi mettere il piede. Ascolta, ma non siamo venuti qui per la pala? Perché siamo qua? Tu ci hai fermato perché c'è un villaggio, andiamo. Ah, per quello, ok. Scusa, pensavo siamo arrivati, niente. Per il Segway, però... cioè, per il monorail, lì... Di qua? Sì, no, tu sinistra proprio, devi sinistra. Signora. Prendi la strada e sali su a sinistra. Anzi, no, vai. E poi appena puoi gira a destra. Gira a destra, sì, fatti la foresta. Sì, faccio così. Ah, okay. No, c'è la strada. Ah, ok, perfetto. Sta piovendo un po' troppo però in questo autunno. Allora adesso è alla nostra sinistra la grotta, però devi attraversare il fiume. Ok. Allora, almeno credo sia quella a sto punto la grotta. Vabbè, vediamo. Che segnava. Il mentore del Segway è morto proprio in un incidente con un Segway, pensa. Benissimo. No, però il Segway credo sia quello più safe, perché ha due ruote gigantesche ed è il più stabile di tutti, sicuramente. A sinistra, gatto. Devo... No, è proprio... Sì, volevo avvicinarmi di più al guado. Ecco qua. Quasi, Vabbè. Mi sa che... Porca miseria, no. No, forse se scendi giù di qua... Forse... Lì sì. No, devo salire? Giù. No, a sinistra, guarda. Faccio così. Okay. Beh, vabbè, tutte le piante negli occhi. Mamma mia. Siamo passati? Posto. No, ok, di qua. Non riusciamo a passare? Sì, qua, guarda. Dici? Ah, sì. Tranqui. Ho giocato a Mad Runner stamattina. Sì. Ecco qui. Ok. Non so come si possa salire. Mi sa che c'è una strada da destra e poi dobbiamo fare tutto il giro a sinistra. La vedo dove dobbiamo arrivare. Aspetta che ci siamo bloccati, però. Aspetta, abbiamo scelto. Grazie. Non posso spingere se ci sei più sopra, mi sa. Mi sta dando del grasso. Ecco. Vai. Non sono salito. Abbiamo perso una tacchetta di batteria comunque. Aia. Vabbè, magari basta aspettare, aia. Forse perché siamo al buio, piove. Secondo te si fa? No, non di qua, no. Dici che non... Diciamo. No, fai il giro largo, va. Se no stiamo qua 3 ore.
Cazzo, non riusciamo. Sto girando, dammi un attimo, devi lasciarmi il tempo. Ma ci prova, non riusciamo. Non ci stavo provando, stavo provando a girarmi. Un attimo. Vai. Non ha sterzo, non ha... Tutto in diagonale. Ma basta. Vuoi guidare tu? No, no. E allora? Capisci a tutti, Sto guidando in una foresta, letteralmente, non è... Musica di merda. Stai a sinistra, a sinistra. Ci sto provando. È caduta tutta la copertura dell'albero, è caduta. Ecco qua. Ho sentito dei rumori da macchine da Formula 1. Non credo. Ah, guarda che bella rampetta. Che culo. Sì, slitta. Torna indietro, va. Aspetta, aspetta, aspetta. Lo vuoi spingere? Guarda come lo perdiamo, ecco. Ma che? Ecco qua. Ecco qui. È risolta. Non è vero. Come no? Gatto. Visto. Prova a vedere se riesci a salire. Tu non hai idea delle ruote piccole che ha questo kart. Eh beh, è un kart. Aspetta. Spingi. Non posso, devi scendere. Mi smetti di darmi del grasso però, eh? Ecco, inizio a offendermi. Non riesce. Devo aumentare forza. Prova dito Mabuco. Eccoci qua. Ah, ok. Dobbiamo andare destra, a destra. Sì, e poi sinistra. Mamma. Io avevo visto una roba, Cog, che volevo farci una review e che erano 2500 euro. Ed erano un po' troppi soldi per rifarcela. Che l'avevano incato anche a te, se non ricordo male. Che cos'era? Che era sempre della Segway, del marchio Segway. Ed era un robot. No, ma qua è da dove siamo partiti. Porca puttana, però aspetta. Però segna questa grotta qua, Elsa. Aspetta un attimo, provo a vedere. Non è che era qua la palla e ce la siamo persa, perché io sono morto. Allora. Gatto, a me sembra che segni proprio questa grotta qua. Prova a vedere anche tu il foglio. Dove lo apro? Nell'inventario in basso a sinistra ci sono tutti i fogli. Ok. E quelli ruoti con R e G. No, R e Q. Q. Guarda quello della mappa e apri anche la mappa con M. Così okay. Ce l'hai... Can check up him and return my shovel. Ok, ecco qua. Adesso girati al contrario. Girati al contrario. Vedi che in alto abbiamo quella protuberanza che c'è in alto a sinistra. Perché dice nord. Sì, sembra guarda... qua. Sembra proprio qua. Sembra c'è anche il fiume. E che questo foglio l'abbiamo trovato qua dentro. Sì, no. Sì, no, eh. Non l'abbiamo trovato qua. Sicuro? Sì, questa è la prima grotta. E non è nella prima grotta che abbiamo trovato il foglio con la mappa, Però segna qui, gatto. O ce la siamo persa? Ha detto, ho mandato Sammy a scavare in questa cava. L'ho scorsa la palla, era in una grotta molto profonda, dove si doveva fare a tratto sott'acqua. Non è che qua ci serviva il rampino? Ah, adesso ce l'abbiamo, gatto. Magari è per quello, sì. Abbiamo fatto eccola la fionda. È la puttana di Troia. Sono contento che hai trovato la fionda. Aspetta, devo a Kelvin di riposarsi, che magari si cura, che è tutto rotto. Vai, io devo bere qua, che è tutta una merda. Riposa. Grazie a Raiden per i 48 mesi. Perché dopo una bella dormita ti torno l'udito, ma magari. Eccolo, guarda. Eh sì. Easy. Boom, che poi non serviva, secondo me si poteva fare tranquillamente senza, però.
Appena troviamo un cadavere, in teoria troviamo anche lui. È lui o non è lui? Ma certo. Ah no. È Enzino Iacchetti. Fanno ancora un loro striscia? Vanno un po' sì, un po' vanno, un po' vengono. A me manca Benedetti dal Signore invece, più che Striscia. Quello su Infinity dice tutto. Sì? Certo, Infinity ha tutta la roba Mediaset. Ma era Mediaset? Beh sì, certo che era Mediaset. Beh sì, Ezio Greggio è Mediaset dagli anni 70. È che Infinity me lo posso mettere infilato dentro a... Dove sei? T'ho perso. Ecco qua. È solo qua alla spiaggia. Dentro Prime Video, no? Si può infilare Infinity. Sì, c'è, no, c'è Infinity Selection, se non mi ricordo male. Mi sa che per ah, non tutto è il catalogo non devi farti Infinity. Palle. Più che altro il problema di queste cose qua... io non vedo un cazzo qua. Tu ci merda, vedi sott'acqua? Eh no. Vabbè, che dobbiamo fare? Aspetta, si può... Non posso equipaggiare la torcia, però aspetta un attimo. Non dico che mi sto cagando addosso, però diciamo che... Ma senza torcia come cazzo facciamo, gatto? Forse non si deve passare? Possibile, tutta sta roba e non si deve passare. Aspetta, aspetta, c'è roba qua? No. C'era lo squalo qua, i flare. Ah, i flare, è vero, stanno, vanno anche sott'acqua, ah, i flare, no? Però, sì. Aspetta, però devo uscire perché sennò non posso usare l'inventario. Sì, dove cazzo sono? La maschera da sub ha la torcia. Ah... Maschera da sud. Ce l'abbiamo la maschera da sud? Non ce l'abbiamo la maschera da sud. Gatto. Vabbè. Quindi... Vabbè, vediamo quei flare. Che te flare. Se li trovo, non li trovo. Giacca tattica. Non so se riusciamo senza la... La tanica d'ossigeno, sai? Eccoli qua, non li ho... Ma secondo... Va, proviamo, Massimo. No. Niente, si è spento? No, non me l'ha preso. Ok, vai, vediamo. No, si spegne. E niente, allora dobbiamo andare avanti. È l'unica. Dovete averla apposta la tanica perché era lungo il percorso. Ah. Ai ai. Vabbè. Come torniamo? Ah, di qua. No, come torniamo, gatto? Col filo. Eh no. Sì, sì, guarda. No, ma che non serve che... neanche, non serve. No, però cadia... Ma veramente non serviva il filo, ma vaffanculo. Va bene. C'è un'altra bombola d'aria qua, se vuoi prenderla. Respawnata. Sì, è la stessa, ma sì. Va bene. E allora... Se no ce lo possiamo far dire, tanto l'abbiamo già finito. Sì, no, infatti stavo pensando, mi potete dire dov'è la maschera a sto punto? Solo quella, che almeno è un... Sì, andiamo un po' avanti spedito, sì. Insomma. È che l'abbiamo finito, ma chi si ricorda niente? Io sono perennemente assetato e sta cosa mi sta facendo girare le palle. Anche a me. Bevi qua, tanto il problema della vita va via dopo qualche minuto. Però eh, te la toglie, quello è il problema. Ma non importa, tanto stiamo trovando antidolorifici a iosa, non ne posso neanche portare dietro. Cioè non dà neanche così tanto tanta sete. Ecco. No, devi ripensarti proprio. Si sarà riposato? Nel gioco nella vita vera, che cosa? Bere l'acqua? Pare che se ne sta andando... Kelvin! Dove va? Dove cazzo è andato? Ha detto riposo, di lui è andato in ferie. Sta scappando! Kelvin! Dove cazzo corri? Ma perché gli hai detto di riposare? Ma fallo seguire e basta! Vabbè, ma stava male! Kelvin! Ma va, sta correndo! Ma questo qui è suonato! Oh, fermo qua! Vedi, non è più insanguinato troppo in testa. Va bene, si è pulito. Quindi... Ma tu sei un indigeno! Vai via. Hanno vai fatto via. Così anche gli inglesi. Sto male io comunque, perché ho mangiato troppe bacche. Cioè, ho mangiato troppa acqua di merda. Ma tu sei... Ma poca ne devi bere. Vabbè, ma non hai delle bibite? Io le trovo sempre. E non volevo sprecarle, perché poi dopo dentro le grotte... Che farca troia! Che è suonato! Un indigeno anche io. Nella grotta tutta in alto.
Effettivamente c'era una grotta e l'abbiamo ciccata, gatto. La prima, quella di ghiaccio era. La, mi ricordo che ci siamo stati l'altra volta. No, e allora no. C'era, dove eravamo prima? C'era una grotta, ma non l'abbiamo visitata. Ah, ok, quella lì? E non lo so, qualcuno l'ha detto, però non so. Tanto dobbiamo visitare. È nella grotta tutto in alto, ma tutto in alto vuol dire tutto e niente. A nord. A nord, un po' a ovest. Sì, è lì, è quella là, è nella, sulla spiaggia. No, nord. Nella spiaggia a nord. Ah, nella spiaggia a nord? Sì, ce n'è una, vedo proprio. Se no, la vedo anch'io, la vedo anch'io. Quella là. Proviamo, tanto andiamo. Dobbiamo comunque farcele tutte le grotte. Quindi. Eh sì, tutti stanno dicendo quello, quindi. Perfetto. Vamos a bailar. Esta vita nueva, tutto a destra. Che paura. Non vedo niente. Bestia. Se forse, vabbè, vabbè. Puoi, forse puoi. Sì, sì, sì. Cazzo, roba. No. Tranqui, tranqui, oh, aspetta, miseria. Hai detto di seguirci a Kelvin? Sì. Solo che non credo che possa venire giù di qua. Dammi un attimo, che sto cercando di uscire dal fiume. Mamma mia. No. No. Tranqui. No. Dai. Tranqui. È diventato quel pezzo con il kayak di Tomb Raider. Allora. Mi verrebbe da dire. Se spingiamo, secondo me, sì, facciamo prima. Dico, Guarda come si è incastrato. Anche da davanti si può spingere. Sì, però non mi viene fuori la manina. Mamma mia. Here we go again. Ecco qua. Why, però why? Dalla parte sbagliata. Non importa, adesso guardiamo. Mannaggia. Corri, vai, accelera. Niente. Non si può. Va bene. Allora, aspetta, spingiamolo già di là. Vai. Scendi. Ok. Ecco. La luce. Qualcuno, grazie. Non vedo più niente. Vieni da me. Fermo, fermo, fermo. No, 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 no. Dove è andato? Cos'è questo posto? Ho mangiato delle bacche sbagliate. Che merda tutto. Ok. No. Ok. Va bene. Devo andare di qua. No, sì, di sinistra, là. Sinistra. Sinistra. Mamma mia, che sgomme. Se qua niente niente esce un mostro in queste condizioni, muoio io, Cioè, guarda, è tutto buio, vediamo solo i fari del coso. Guarda come cadiamo in un burrone lunghissimo. Ma preferirei piuttosto che un jumpscare. Tanto di qua devo andare, stavo sbagliando. Sì. Stavo sbagliando. E poi sto suono di due rocce che sbattono. Doc. È Phil Collins questo. Aia. A piedi ci mettiamo 3 ore. Anche col kart, ma è più bello. No, non è vero. Secondo me stiamo andando via. A parte adesso, stiamo andando via molto più spediti. Sì, sì. Se no, gatto, se ce la fai, magari. Adesso io scendo e ti faccio guidare a te. No. C'era la stradina, perché non l'hai seguita? Perché dobbiamo andare a destra? Parte sbagliata. E io fa per quello. Oh, signore, che paura! Che paura! No, no! Dai! Gatto! Che è successo? Tranquillo, tranquillo. Ma che tranquillo? Tranquillo, tranquillo, ecco qua. Meno male che abbiamo la batteria. Ma cos'è sto toc che sento di pietre che ci tirano? Io non ho sentito niente. Ma senti, ci tirano le pietre. Zero. Questo è 56. No, non è qua, non è qua. Vabbè, però c'è una grotta, non andiamo. Ma non importa. Gatto, andiamo a prendere sta muta de merda. L'abbiamo già finito il gioco. Ma che c'è? La katana. No, la katana era dentro la villa. Lì le cose di, cazzo, sì. Per i ricchi, lì le cabine, sì, per i ricchi. Gatto. Ma io li vedo gli alberi. Stavo guardando la mappa perché sto cercando di capire la strada. Ok, dritto. Di qua. Non è sì, però dritto non vuol dire un cazzo. Siamo in mezzo alla foresta. Tu vai, finché schivi i tronchi, poi vediamo. Non era un tronco. Ma io sono fatto, però. Scendo e ti faccio fare a te, No.
Io sono la passenger princess. Manco nei giochi guida. Ecco qua. Ma no, cos'è sta Dio mio. Sta ma siamo sott'acqua. Cosa succede? Sì, veramente. Che avatar. Era Pandora. Veramente avatar. Ci sono dei particles. Non il procione. Dai, sono problemi suoi. Scusami, sono problemi suoi. Ma siamo noi il problema col kart in mezzo alla foresta. Che ne sa. Ma c'è la strada. A parte che abbiamo le due fari incredibili. Ma non è una strada, è un pezzo un po' piatto solo. Ma è segnata sulla mappa, per me è una strada. Non sulla sua di mappa, poverino. Me l'ha dato sistema il monitor. Vai dritto, gatto, è dritta la strada. Sì, ma se io mi giro Non ti girare. Ho capito. Mammina. Si guarda? Via così. Via così. C'era qualcosa da lutare, credo. Sì, magari dormiamo anche. Dai. No, è la casa degli stronzi. Ma no, gatto, vai via allora. No, vai via, vai via. Vai via, non ce la facciamo di notte, ci ammazzano. Ciao. Ci stavano infamando, ci stavano lì. Oh. Ci hanno visto da lontano cadere giù, testa in giù. Io non ce l'ho la patente tanto, quindi puoi togliermi quello che vuoi. Ma mi puoi anche togliere la patente, ma tanto sto guidando col WASD, non è una macchina vera. Non è... quando ci guidiamo, attacca al Logitech un attimo. Che ne so. Anzi, la collego alla mia macchina proprio. Scendo, vado fuori in pigiama, salgo come in macchina. Come quelli che giocano a Doom nel computer di bordo. Sì, esattamente. Dov'è? Di qua? Dritto. Non era a sinistra. Devi smetterla con sto dritto. È dritto, la strada era a sinistra. Ma la strada non serve. È beh, insomma, va bene. Appunto. Vanno nelle piste di golf. Sì, sì, che sono perfette, tra le meglio di una strada. Ok. Ecco qua. Mamma mia, su Marte siamo finiti. La spiaggia. Ma mi è entrata una roba in gola. Sì, modo... sì, me la ricordo. Era anche molto lunga, se non ricordo male. Benissimo. Infatti sarebbe dopo salvare fuori. Un ride stiamo facendo. Veramente. Vuoi fermarti qua? No, figa, è ancora lunga, La strada? L'ingresso è distante, non vedi? Ma non è vero. Ma che dici? Ah, merda, io avevo la mappa tutta... Ma che stronzo, distante. Guarda, allora, vai dritto. Aspetta, nella mappa tutta distante il nostro punto è già sopra la grotta. Ma da un bel po' è anche... Solo che se zoomo ci vuole ancora mezz'ora. No, eccoci qua. Ah, mamma mia! Dobbiamo andare di giù, in realtà. Gatto, la batteria è andata, ma com'è possibile? Perché di notte si consuma. Vai, buttati. Adesso lo butto, aspetta. Cos'è successo? Ma ci sono io sopra! Gatto, ma mi hai buttato giù? Gatto! Ma scusami! Vabbè, dai. E io perché non posso spingere quando... Ah, perché tu guidi, mi sa. Porca troia. Allora. Aspetta che Kelvin, chiediamo a Kelvin. Arriva. Il valletto arriva, eccolo lì. Mi sono cagato perché mi hai spinto e ho visto il vuoto. Quanto ci vuole qua? Kelvin! La prende larga lui. Che poi noi facciamo di tutto, poi lui deve però sistemarci la casa. Sì, che potremmo farcela anche noi, che ci vuole niente. Fai. Però sono pigro. Ormai mi sono abituato bene. Esatto, il nostro schiavo, poverino. Guardalo non gli ha neanche dato un'arma, è veramente Spike Dudley. Non potevamo, potevamo darla alla Marcuzzi, ma non a lui, Non a lui, è veramente no. Così coglione. Sì. Vabbè. Intanto la Marcuzzi è una donna random con... ti è iniziato a piovere. È una donna random con le braccia e le gambe extra. Sì. E lui è un militare, tra l'altro. Da noi 3 ore, Kelvin vieni. Ha preso letteralmente il coso e l'ha buttato per terra. E ha preso un bastone che era lì. Era lì vicinissimo. Allora io grazie, dormirei Kelvin. Perché sono anche stanco. Sì. Solo che adesso saremo nella merda col No, mi ha fatto dormire. Gente. Quanta ne è arrivata? Mamma mia! E saranno quelli dove siamo finiti dentro. Karima, ma mai colpito?
non ne ho idea, è molto buio. Io non ho più vita, Karimusa. Se sei scarso. Insomma. Ok. Non ho energia perché non ho dormito. Oddio, ma che botte mi ha dato! Ma è fortissimo questo quaggato, perché? È quello grosso? Okay. Ma è forte, forte. Aspetta, mi sto facendo la protection. Devo farla anche. Ah, non ho ossa io però, sai? Non ne hai? No. Hai appena ucciso della gente. Mi serve. Allora, fai un falò. Come va? Ah, avevano anche il sacchetto di pelle. Ok. Ha fatto il falò? Dove lo è andato? Lo sta facendo. Sono lì in mezzo al nulla. Spero che cerca che dei legnetti. Ma come lo farà ad accendere? Ma perché lì? Io lo sapevo che lo faceva là. Però te lo devi portare il cadavere da buttarci. No, volevo mettere le foglie prima, perché sennò si spegne subito. La stessa sciopo per 36 mesi. Madonna, non vedo. Gatto! C'è uno che paura mi è corso nella faccia. Questo c'è un'armatura gigante. È morto? Non è morto! Non ancora? Ecco, adesso è morto che c'ha la... Non mi pare! Non è morto! Dietro! Aia! Ok. Mamma mia! C'è un altro, sta nominando Kelvin! Come Kelvin? Sì! Ma no, è un botto, non un altro allora! Ma questo qui è Wolverine è morto. Dei poveri. Quello di Resident Evil 4. La sacchetta ha droppato. Ne continuano ad arrivare. E quanti sono? Dove è andato? È qua, è sulla spiaggia. E si è spento anche il fuoco. Kelvin dov'è? Oddio. Non lo vedo. No, è vivo, ma è vivo. Ma questo c'ha l'armatura, gatto. Ce ne avevano tutti l'armatura. Ha la sacchetta. Ok. Kelvin? Merda, dov'è? È lì che gira, però, non è morto in teoria. Rifai il falò. Eccolo qua. Sta bene. Cioè, non lo so, è sdraiato. Che fai, Kelvin? Ah no, lui si era messo lì a riposare proprio. Era sdraiato guardando le stelle. Sì, che poi tra l'altro. Cioè, è sordo, mica deficiente. Io non riesco a capire sta cosa. Qua è pieno di ossicini, Aspetta, sto facendo l'armatura già. Che più le fai di fila e più è veloce a farle. Yes. Non può combattere, quindi si fa i cazzi suoi. No, ma c'ha ragione. Il problema è che adesso tutta la mia carne ce l'ho marcia. Infatti io l'ho buttata tutta, non la tengo più la carne. Mangio del ramen crudo. È buono così, senti come crocca. E adesso mi ha messo sete. Ok. Il problema è che io vorrei prima dormire e poi fare sto casino, perché adesso quando mi sveglierò sarà un delirio. No, io più che altro cazzo l'ha tirato il cadavere. Io più che altro sto morendo di sete, quindi devo per forza bere. Mirtilli tolgono sete? Sì, però devi mangiare 170.000. Infatti. Con la pentola non potevi cucinare il cibo per gatti? Non ce l'ho più la pentola. Ah no, eccola qua. Equipaggia. Oh! Ma mica lo sapevo!
Tra l'altro questi qua hanno dei pezzi di armatura che però non mi fa usare. Però ci dovrò mettere dell'acqua, immagino, o no? Prova. Non l'abbiamo mai fatta sta cosa. Serviva l'acqua. Serve l'acqua? Acqua necessaria, dice. Come gliela metto l'acqua? Non ce l'abbiamo, gatto. No. Ma come... Sì, ma come potrei farlo a metterle? Quello è il punto. Probabilmente serve una tinozza o una borraccia. Cioè, non posso prenderla da qua, l'acqua, tipo? L'acqua di mare. La raccogli. Aspetta, dai laghetti mi han detto. Perché non c'è un laghetto qua intorno. Non c'è. No, la pietra in mano. No, qui non. Porca troia! Che è successo, gatto? Ma sei scemo? Pipistrelli, sempre quelli. Ma da dove? Ah, nella grotta. Sì. Ma che pazzo. Sto cercando dormire, che non ho fame, sete, fatica, tutto, sì, dai, una merda. Dai, andiamo a dormire, va. Almeno che sia giorno. Premi z. Ecco qua. Bom. È morto, ok. Oh mamma mia, come sono ridotto, ma. Colazione in riva al mare. E chi ci ammazza? Kelvin è proprio morto, però, scusa. Poverino, lui fa tutto. Forza. No, no, tranquillo, stai lì. Ma dove gente non qua. È bastato? Allora, sai che cosa facciamo? Andiamo dentro e cuciniamo e mangiamo dentro. Perché secondo me dentro della... scusa. Ho preso più di cibo e di acqua. Che cioè, schifo acqua cibo, no, per cioè, gatti, le bibite, così. Mi vengono i calcoli. Mi vengono. Ok. Oh. Poi mi faccio un bel minestrone appena entriamo nella grotta. Vamos! Ma come sei tutto bardato tu, io no? Ho fatto 100.000 cadaveri. Merda! Che poi non mi vedo neanche, quindi non so quanto sia bardato. Un bel po', sei fighissimo te, aspetta. Tu c'hai le gambe, aspetta. Hai le gambe e le braccia per ora. Anzi, una gamba e due braccia. E no, tu c'hai anche il petto, che è fighissimo. Ho finito. Cosa ho finito? Le ossa ho finito. No, ma non voglio triggerare quelli lì. Quindi, dai, andiamo. Ah no, ci sono ossa qua, perfetto. Sì, era pieno di spiagge. Non so se riusciamo in un quarto d'ora a farla la grotta, sai? Minchia! È effettivamente poco un quarto d'ora. Vuoi... sforare o non la facciamo? No, forse ci conviene fermare. Ce la facciamo, ragazzi, non mi ricordo. Più che altro magari ce la teniamo per la prossima volta che siamo un po' più freschi. Oggi abbiamo fatto un po' di avanti e indietro. Sì, abbiamo fatto non tantissimo, però dai. No, tentate no, tentate, perché poi no, rischiamo, esatto, di dover bloccare a metà. Appunto. Proprio l'unica cosa che non dobbiamo fare. No, sforare no, ragazzi, mi spiace, ma oggi proprio no, non c'ho voglia. Zinnona, grazie per i 24 mesi! Perché mi sta sul cazzo Karim, mica peraltro. Quello laggiù sembra un uomo, ma poi è uno impalato, me lo ricordo, aspetta. Guarda come si avvicina e viene attaccato. No, no, sono due impalati. Finché non vedo dentro mi ricordo che grotta è. È quella dove si tiene la maschera. Non è grandissima, almeno quella della beta, se l'hanno cambiata non so. È per un quarto d'ora? No, vabbè, voi? Non so, dite. Vabbè, se sforiamo di 5 minuti va bene. Dai, proviamoci. Vuoi provare? Sì. Abbiamo appena detto provare, no? Proviamo. No, al massimo salviamo. Cioè, vabbè, cioè, se dicono che non è troppo grande. Ma io non posso avere di nuovo fame. Ma ho appena mangiato due robe diverse. Grazie, Fra, per i 42 mesi. La curiosità vince. Sì. Sì, così ci portiamo avanti per dopo. È per quello.
Vado, Salute. Non è molto grande, dicono. Vabbè. Mi fido, Ho fatto danni già. Cosa ridete? Per lo starnuto, credo. Bunker ricreativo, che mi sa che è quello dove siamo stati, Oddio, quello era più per il cibo. Bunker ricreativo, magari quello dove c'è la katana, sai? Ah, dici, sì, può essere. Nota. Trama. Puff Corporation riesce a vincere all'asta contro la Sahara Therapeutics per l'isola. Quindi quest'isola l'ha campionata la Puff Corp. Yes. Questo me lo ricordavo, era un pezzo di trama importante. Quello. Speedrun. Adesso i pipistrelli non fanno casino, No, sono solo un... Eccoli qua! In pieno in faccia mi è arrivato. Che figata comunque queste cose qui, Le vorrei a casa io. Fisicamente impossibili, però bellissime. Perché fisicamente impossibili? Hanno un fuoco che non è niente. Cioè, non è una candela, è un fuoco. Ah, è vero, sì. Però pensavo ci avessero messo una candela. Grazie, Cog, per la prima sub regalata del mese. E aver fatto partire oggi il treno. Oggi è l'1. Oggi è l'1, sì. È vero. E c'era... Ieri era il 29, pensa. Sì, è vero, è bisestile. Il giorno che non è... Ma questo salvagente? Ecco le stelline, che bello. È come la mia skin della macchina di Pacific Drive. Hai continuato? No. Gatte pie... Tu sei una merda, io te lo dico sempre. Allora, io stavo colpendo quello. Se tu ti metti in mezzo alle palle, sono problemi tuoi. Non c'era niente davanti a noi. C'è una pagaia, stavo colpendo quella. Una pagaia, tu sei una pagaia. Va bene, la stavo colpendo. Lo sburro. Sburro, man. Vai, pronto? 3, 2, 1. Raccogliete l'acqua per cucinare. Ecco, ecco, aspetta. Come si raccoglie? Devi prendere la pentola. Che è lo sburro! Non voglio lo sburro, voglio l'acqua! E come si raccoglie, ragazzi? Se mi metto qua, non è possibile, non funziona. Voglio l'asiago! Come si fa? Ma dai, ma mi toglie due tacche di... Ma non importa l'acqua per cucinare. 3, 2, 1. Stiamo morendo qua. Ma era per bere, non per cucinare. Ah. Ma se non me lo fa neanche bere, vuol dire che non si può neanche raccogliere, in teoria. Ah, è vero, non ce la fa bere, effettivamente. Un pesce. Mangio crudo così, sushi. Mamma mia. No, che schifo! Gli ha mozzato via la testa. Vabbè, ma cosa sono Gollum? Che schifo! Ha parlato quello che c'ha la maschera di merda. In Sicilia. In Sicilia? Sud in Aspetta, il sud in generale si prende il polpo, lo sbatte. Va bene, sì. E ci azzanni i denti come se fosse un. Capito? Un memory foam. Cosa c'entra? A te non viene da mordere il memory foam quando lo tocchi? A me tantissimo. Ha parlato Spalman, veramente, te non ti sei visto in faccia, sei una merda, sei. Che Spalma la merda in faccia. Signora, è una. È sexy, è nuda. Cioè, serviva. Ma anche tu, che schifo, gatto. Elephant Man. Anche. Oh, ma no, sono scheletri. Vabbè, c'è la cosa peggiore che hai visto, effettivamente. Perché vuol dire che sono qua da tanto tempo. Oppure sono stati smangiucchiati. Sì. Io lo guardavo a livello di fame. Che palle, io mi ricordo sempre. Adesso non mi ricordo più quale film era, ma mi ricordo sempre la scena della donna in mezzo. Cos'era? La scena. La donna dentro una pozza d'acqua piena di scheletri. E alcuni scheletri erano veri perché costavano meno. Oh, madonna. Non te la ricordi? In un film? No, non mi ricordo il film. Cos'era? Poltergeist? Ah, esatto, Poltergeist, vedi? Ah, madonna. Chi si ricordava? In Poltergeist c'è sta scena della donna dentro l'acqua. E ovviamente non gliel'hanno detto che erano scheletri veri.
E il regista ha detto sì sì, abbiamo dovuto usare cadaveri veri perché costavano meno. Ma com'è possibile che costassero meno? Dove li hanno comprati? Chi glieli ha venduti? 3, 2, 1. D'altro in Saltburn c'è una scena che se tu la vedessi probabilmente l'ho visto. Ti butteresti sì. giù da... hai visto sì. Saltburn? Quella della vasca da bagno. Mamma mia, esatto. Mi volevo ammazzare. Infatti. Cioè, io mi volevo ammazzare, figurati, perché sì. me lo sarei aspettato. Certo. Non che la scena finale fosse troppo meglio, Quella della tomba? Sì. Beh, quella è... vabbè. È che più dici, quella ti è piaciuto Saltburn? Ne stavo parlando oggi, più o meno. Nel senso, è stato interessante perché una roba mi ha fatto vedere scene che non avevo mai visto in vita mia. Che okay, quella sì. è sempre una cosa che mi piace. Però, non lo so, è una trama figa, ma quando tutti sono matti, mi dà... Anche cioè, non a riesco me. A empatizzare. Ma non, era... è, non è quello il problema. Il problema è che ha un buco, un paio di buchi di trama... Madonna, troppo grossi cioè, per... Lui ha fatto delle robe e nessuno ha detto niente da nessuna parte. No, mai, no, ma quindi... al di là di quello, cioè, il motivo è sarebbe troppo spoiler. Sì, no, non spoilerare, però sì, cioè nel senso... Ma al di là del fatto che delle robe incredibili che fa, c'è... Qua c'è una roba, c'è la taser. Dove? Qua. Non guardi in giro, Karim. No, io guardo giù perché ci mette la roba per terra, guardo giù. Perché la tengo la gangster? Anche tu? Vedi che la tengo storta? La tieni di lato, sì. Vabbè. Dobbiamo tornare in... No, proseguiamo. No, è finito. Ah, e mo? Se è finito? Dobbiamo tornare indietro, c'erano due strade, c'era un bivio prima. Ah, ok, arrivo. Che miseria. No, non arrivo mica. Karim. Si è incastrato? Sì. Gatto. Ok, ce l'ho fatta. Che paura. Però proprio nella parte finale c'è un buco di trama gigantesco e quella cosa mi ha fatto impazzire. La parte finale è un po' rushata e... Esattamente, però c'è soprattutto un mega buco che non ha il minimo senso. Ma quello di lei che trasloca? Sì. Ma anche sì. Io mi sono fatto quella domanda, gli ho detto ma scusa, se lei doveva traslocare, come cazzo poi è finito in quel modo il film? Sì, cioè più che altro alla fine era... Ma non solo lei che trasloca, anche prima. Anche il motivo per cui lei trasloca è un grosso buco. Sì, è tutto un po' strano Saltburn. Infatti non l'ho visto con gli occhi della logica perché era completamente fottuto. Anche a livello di logica non aveva senso. E io ti dico più o meno la stessa roba di Amabili Resti. Ah sì? Mm-mm. Almeno per il mio punto di vista. Diciamo però che non mi è dispiaciuto Saltburn, però è solo molto strano. No, ma anche Amabili Resti è molto figo. Si perde un attimino, secondo me, in certe fasi e diventa un po' troppo strano. Però ci sono anche delle cose che mi hanno un po' turbato a livello concettuale, ma è spoiler pure quello, quindi non si può dire niente. Ok. Amabili Resti, povere creature, scusa. Ah, Amabili Resti, però è quello infatti, Amabili Resti è quello della bambina morta. Sì, con il pedofilo. Sì. Sì. Era quello, no? Sì. Sì, era di qualche anno fa. Parecchi anche. Ho sbagliato, scusate. Bello questo giro. Era fatta così la grotta? E qua di nuovo. No, aspetta che non mi voglio incastrare. Quello con Tucci. Era Stanley Tucci, il pedofilo? C'è un foglio di trama. Ah, ti dice come fare la croce con le luci. Sono 9 lampadine, un tronco e 2 rocchetti di filo. Bello. Sì. Ah, di qua si prosegue, guarda. Aspetta, c'è un... Dove? Che suono terribile qua per te. Ok, ce l'avevo già. Siete in una zona nuova, non state tornando indietro. No, ok. Lo spero. Beh, sì, per forza. Qua ci si infila nel buco di speleologia. Vai. Che paura. Caving. Barre d'acciaio. Oh, mamma mia. No, questo non è acciaio, questo... A me sembra ferro, questa. Cos'è sto? Ma è un pezzo del cubo, gatto! Cazzo, sì! Ma non c'era questo... Che cosa stiamo prendendo? L'ho preso, ma io non l'avrei toccato a mani nude, è chiaramente elettrico. Ne abbiamo due! Mangiamo? Guarda che brutti che... Non si mangia, si mangia. Non so, che me ne faccio? Che serve? Ah, lo metti nell'inventario, servirà per il finale, credo. Secondo me è un pezzo di sfera, vedi, ne servono di più.
Oh, vedi, sì, già cose diverse, finalmente. Sì, questo non c'era. Ah, la lettera è nuova, no, no, certo. Ok, torniamo indietro allora. Per forza, c'è altro. Non mi ricordavo che fosse Tucci in Amabili Resti. Perché non mi ricordo manco Amabili Resti, in realtà. Sì, anch'io l'ho visto e me ne sono dimenticato. Sono un pezzo di sfera e basta, va bene. Bravi. Bravi. Vai, vai, prosegui. Tenete bello. Tutti i pezzi di cubo magico, mi raccomando. Beh, non credo si possano droppare, non si può droppare, esatto, altro. Forse giù, dobbiamo scendere giù. Io mi sto infilato, gatto, in un buco. No, 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 gatto, dove sei? È sbagliato, io torno indietro. Si era anche sentito a disagio per il ruolo. Era un film abbastanza potente, quello lì. Mi sa che stiamo tornando. Ah no, perché non abbiamo rotto questo. No, esatto. Soldini. Prendi i gettoni. Qua è finito però. Boh. Mi sono perso. Di qua. Io non ho un canale che seguo degli speleologi. Che poi non sono speleologi, è caving. Sono esplorazioni di cave, di quelle sottili sottili, dove si incastrano, che se respiri troppo il petto ti si schiaccia, quel tipo di... Maria Vergine. Sì, sono soffocanti proprio. Solo che loro filmano giustamente con le GoPro o comunque con le action cam. È per avere un angolo più grande. Solo che sembra molto più grande di quello che è un po' più... No. È vero. Un pochino, non però non vedresti niente se non le usassero. No, infatti. Di qua si sta salendo, Stiamo tornando indietro, credo. No, non c'è. Non saprei neanche come uscire ormai. Con la corda. Ah, no, ma noi siamo scesi con la corda? Sì. Sì, allora. Ok, vai. Sì, Lino ha giocato un gioco a tema caving horror ed era una merda di gioco, purtroppo. Come un sacco di giochi horror che stanno uscendo, quindi. Purtroppo sì. E invece ho giocato Shipwreck ed è stato incredibile, ma purtroppo devo metterlo da parte perché ci vogliono 40 ore per giocare a sto gioco. Cos'era Shipwreck? Mi dice qualcosa? È quello che tu hai raccontato del gioco del Nintendo 64. Ah, ok. Perché mi hanno dato un gioco dove devi spaccare le navi. Non so perché, l'ho collegato, perché Shipwrecked. Infatti. Il titolo è quello. Forse di qua è giusto. No. Ma no, non è dove siamo arrivati di qua. No. Ma porca puttana, dobbiamo tornare indietro. Dobbiamo tornare su, ecco, ce l'ha detto. Dobbiamo tornare su, ok. Grazie. Sì, direzionateci, perché magari. Robex, grazie mille. Bravo. No. Ci ho provato. È qua. No? No. No, è di qua, di qua. Sta salendo con una mano solo. Eh certo, è fortissimo. Mi hanno dato la chiave di... Ah, è uscito dall'accesso Spell Disc, comunque. Spell Disc, bellissimo. Mi è piaciuto un macello. E... Non lo trovo più. Vabbè. Cazzo. Ok. Poi di qua, cioè torniamo indietro. Un pelo indietro. Io ho sete, mi bevo una cosa. Merda, anch'io. Io tra l'altro uso la torcia, mi sono rotto i coglioni dell'accendino. È un po' debolino. Però l'accendino fa luce a 360 gradi. È vero. Di qua c'era la musica. E di qua è dove siamo passati prima. E che siamo in live, cool. Te? Dove sei stata? No, di qua ci sono i bambini morti. Aspetta, c'era un bivio dopo la radio. Sì, sì, sì. Non so. Questa è musica da... È molto ambient, sì. Di qua. Ho portato la spazzatura sotto e mi era crashata la live. Quante ore fa è successo?
c'è una zona che si espande, potete andare a destra. E infatti questa è una zona che si espande. No, no, qua è dove c'è la donna nuda. Signorina. Allora era il bivio prima, ok. Qua. Di qua. Perché la signorina l'abbiamo beccata dalla testa, giusto? Di qua. Di qua? Credo proprio di sì. Sì, guarda, c'è un flare qui per terra. No, qua abbiamo rotto. Oh, qua dove siamo scesi? Sì, allora è dalla signorina, perché l'altra l'abbiamo beccata, sì. Se questa l'abbiamo beccata con le gambe, non con la testa, vuol dire che di qua. Però prima siamo arrivati. Ah, no, ma era un'altra. Esatto, forse era un'altra signorina. Capito, però mi riciclano le signorine. Sì. Però ci sono anche i bambini morti. Batteria usata. Ah, beh, lo fai in automatico. Supero. Campione. Signore della velocità. Qua secondo me siamo tornati indietro, sai? No. Ah, di qua? Prova. Sì, 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 sì. Oh. Ok. Sì, qua per forza c'è la tanica. Ah, è vero che sei qui per la maschera, non per la pala. Pensa. Oh. Sto pensando a tutt'altro. Fatto purtroppo pochissimo, cioè abbiamo esplorato. Però abbiamo trovato roba di lore, quindi va bene. Sì, meno male che l'abbiamo visitata, perché sennò oggi era inutile, sì. Fatto niente. Sì, succede con i survival. Grazie Gamma. Vabbè, che vabbè. Che è caduto? Niente. Oh cazzo, è vero che è caduto un piede. È vero che è caduto qualcosa? Eccoci. Ho mangiato il braccio. Ma te sei uno stronzo, eh? Ho sbagliato a premere. Ho capito. Che poi... La puttana, che paura! Gatto, cos'è stato? Ma cos'era? Lo squalo è saltato fuori dall'acqua. Ma questo qui è un deficiente. Mamma ma vaffanculo! Mamma mia. Ma siamo matti. Ho sentito un suono terribile. Ero io. No, tu dopo. Che cazzo! Ma è saltato fuori, eh? Sì. Cazzo! È là, guarda, è là, lo vedo. È là, sì, ho capito. Che miseria. Ma te non l'hai visto? Sì, no, ho sentito un fruscio ma d'acqua. Ma è saltato fuori, proprio. Da qua è lunga, ragazzi, uscire adesso. Se andiamo sott'acqua. Dobbiamo tornare indietro? No, dobbiamo andare sott'acqua. Aspetta, allora dobbiamo... Lo mette da solo lo zaino? C'era un'opzione automatica, mi ricordo. Però ho paura di scendere, che questo mozzica. Lo dobbiamo massacrare di forti. Eccolo qua, lo zaino. Indossa. Vado? Potete tornare indietro o seguire il tunnel nell'acqua. Sì, ma è lunga il tunnel. Ho perso la freccia. Certo. È morto. Oh, yes. Easy. Vado a shreddarlo. Easy win. Ma come c'era un altro e si cacca. Sì, è automatica. Perfetto. Madonna, ma quanto occupa l'ossigeno? Ma non era così prima? Non ma si può scendere. Ma mi occupa tutto lo scroto. Schermo, gatto. Ma anche io me lo ricordo così. Però no, la luce. No, ma è tantissimo. Sì, la luce devi sbattere contro le pietre, perché sennò non vedi niente. Beh, l'ossigeno che finisce immediatamente, ma dai. Di qua, sta di qua. Andando giù abbastanza in fretta, in effetti. Dai, abbiamo sforato 5 minuti giusti. Sì. Spuntiamo nel mare, anche a me mi pareva. Oddio. Che tutto ansia che mi sta importante. Mettendo. Tutto sfocatino poi. Che cazzo? Aiuto! A carica... Che... Mamma ma siamo mia, fuori, no, non cieco, ho capito. Sono cieco. Vado verso il sole. Siamo fuori. Ma siamo in mezzo al mare proprio. Bellissimo. Oh, era dai. Un sogno, in realtà siamo a casa. E il cat gatto. Che c'ha? È là. E dov'è? È lì.
Là dove? Ti ha segnato anche nella mappa. Stavo andando dalla parte sbagliata. Ho capito, però se sei stronzo... Non guardavo la mappa. Ho visto. Metti via sta pistola. Fantastiche. Tra umiliazioni acrobatiche. Che palle, voglio vedere la prima saga di Dragon Ball. E mettila. Era il tuo ricatto pieno di film. Cine Block 01. Cioè DVD. Cioè DVD. Peggio ancora. Ma sai che... piratare. E veramente. Ma sai che hanno messo Dai la grande avventura su Netflix? Ma nuovo o quello vecchio? È una versione rimasterizzata di qualche anno fa, leggevo. Ah, figo. Yes. E Dai, 100 episodi. È una delle cose di Dragon Quest che mi piace di più. Tantissimo. Avevo anche il manga. Hanno detto che... vecchio. Anch'io! Quello blu! Che era piccolo, sì. Era mezzo centimetro, era. Sì, era fighissimo. Mamma mia, se sì. Il problema è che il gioco era una merda. Hai salvato? Sì, sì. Ok. Il gioco ma che è uscito... uscito nel 2023 so. È uscito. Sì, sì, hanno detto che era veramente monnezza. Lì ci sono rimasto male perché me lo sarei giocato molto volentieri. Ci credo. Vabbè. Siamo... Dai. Survives. Sì. Non siamo si già a vantone? Praticamente finito. No, però dai. Dragon Ball è Supreme Video. Ah. Io odiavo pure il manga, soprattutto pubblicato dopo Dragon Ball. Però tu pelati odi tutto, quindi vabbè. Noi ci vediamo con Karim lunedì e anche domenica. Sì. Domenica? Ah sì, con c'è la moca. Certo. Abbiamo un po' di roba da dire effettivamente. Ah, e mi hanno ridato Air Dresser Simulator comunque, perché la chiave che mi avevano dato sarebbe sparita. Mi ha chiesto scusa via mail, me ne ha dato un'altra. Quindi cazzo? Io non lo so. Va bene. Va bene, buonanotte a tutti.